Volevamo provare a trasformare questo incontro in una specie di tavola rotonda, insomma, perché quello che è importante per quanto riguarda l'attività del Comitato oggi, e quindi in questi ultimi tempi, è proprio quella di raccogliere, di ascoltare e provare a creare un interesse comune su quello che stiamo facendo. Io direi, se voi siete d'accordo, insomma, possiamo. Ci sono anche gli altri amici che stanno arrivando. Ci salutiamo qui. Una nutrita delegazione del FLAG. Ciao, prego, accomodatevi. Ciao. 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 Vorrei poter dire che vi stavamo aspettando. Stavamo immaginando di poter far diventare questo incontro piuttosto una specie di tavola rotonda, insomma, quindi una sessione di ascolto del territorio. Però naturalmente qualcosa del protagonista della serata lo dobbiamo dire. Quindi comincio a raccontarvi qualcosa del vero attore di questa sera, che è il Fiume Noce. Intanto dobbiamo riconoscere un po' sommessamente, sottovoce, che lo conosciamo poco davvero, perché negli ultimi decenni abbiamo imparato, anzi invece, a tenerlo piuttosto lontano dai nostri affari, insomma, mentre prima è cresciuto quasi in simbiosi con noi nei millenni, e forse il suo valore dipende anche dall'attività di addomesticamento che chi ci ha preceduto ha fatto nei confronti di un ambiente che era bellissimo ma ostile, si è un po' affievolita, per cui non facciamo più quella manutenzione che ha reso eccezionale quell'insieme di società e di natura che invece gli altri evidentemente ci riconoscono. Intanto una cosa da ricordarci è come nasce il fiume. Noi siamo nel pieno centro di un... immaginiamo di essere un po' più lontani nel tempo, diciamo circa 30 milioni di anni fa, più o meno. E qui saremmo stati in mezzo a un lago, un enorme lago che copriva la Valle del Noce, la Valle del Mercure e il Vallo di Diano. Quindi immaginate questa immensa massa d'acqua che si era formata dal raggrumamento dei territori che erano spinti da questa benedetta zolla eurasiatica che ancora ci sta spingendo. Si formano gli Appennini, rimane intrappolata una grande massa di acqua che, risalendo, quindi acqua salmastra, riembe queste tre, probabilmente provoca anche questo invaso, quindi il fondo di queste tre valli, e ci resta per parecchi milioni di anni, finché a un certo punto l'acqua comincia a fuoriuscire, probabilmente a causa di qualcuno di quei cataclismi che ci hanno insegnato, che succedevano per fortuna soltanto milioni di anni fa, e svuotandosi questo enorme bacino ha lasciato delle tracce che sono ancora molto evidenti nei fiumi che attraversano le valli, insomma, soprattutto nel reticolo della Valle del Noce, che è molto fitto, e nel fondo stesso della Valle del Noce, che in realtà è una spugna intrisa di acqua, e probabilmente questo l'ha resa nel tempo anche un po' ostile nei nostri confronti, perché noi del fiume abbiamo conosciuto per decenni, almeno negli ultimi decenni, il ricordo delle piene improvvise, dei morti che causavano le esondazioni. Io ricordo un bel po' di anni fa, ho visto di aver letto nel libro dei morti della chiesa di Tortola, la chiesa di Tortola, l'elenco dei cadaveri che venivano raccolti in primavera, portati dall'acqua del fiume che durante l'inverno aveva fatto evidentemente dei danni. Quindi questo ha creato un po' alla volta un'ostilità di tutti gli abitanti dei territori della valle. Forse soprattutto Rivello ha conservato più l'idea di essere un paese di fiume, in quanto Rivello sta proprio sul fiume e la sua economia fino agli tempi più recenti, insomma, si è sempre distinta per un'economia di valle e di fiume. Per tutti gli altri paesi è come se ci fosse stata una specie, questo ce lo dobbiamo riconoscere, insomma, una specie di rimozione collettiva, per cui noi non ci sentiamo a tutti gli effetti abitanti di un fiume, abitanti di valle, insomma. Questo ha provocato anche un isolamento del fiume, per cui nonostante le qualità che le sono sempre state riconosciute un po' in tutti i millenni, insomma, il fiume sostanzialmente è stato intanto
ha rappresentato un percorso alternativo rispetto al periodo, per esempio, della Sicilia, per cui anziché rischiare con le navi piccolo cabotaggio per mesi e mesi, si poteva attraversare attraverso il Sinni, quindi dallo Ionio fino al Tirreno, in poco tempo, forse in una settimana o poco più, con delle merci anche preziose, per cui è diventata una via carovaniera, una specie di autostrada, ed è quella che poi ci ha portato in realtà ad essere colonizzati dai greci, che da queste parti non sono arrivati tanto via mare, ma attraverso questa Proskonos, cioè questa strada breve tra lo Ionio e il Tirreno. Il fatto che sia stata, che abbia avuto questa natura bella e violenta, cioè questa dello svuotamento di queste enormi biaci, prima del sollevamento e poi dello svuotamento, ha creato una notevole vicinanza degli Appennini che in questo tratto si avvicinano al mare. Nel giro di poche decine di chilometri si va dal livello zero, quindi dal livello del mare, fino ai 2000 metri del Sirino. Questa è una condizione, se volete, eccezionale, insomma, non credo che si verifichi in molti posti nel mondo, per cui questa vicinanza ha creato intanto un mescolamento di molte tipologie di climi, quindi anche di una grande capacità della biosfera locale, insomma, per cui c'è una incredibile varietà di vegetali e di esseri animati. E questo ha fatto sì che oggi questa zona, tutta quest'area venisse riconosciuta, ma forse più all'esterno che da noi, che in qualche modo, dicevamo, l'abbiamo rimossa, come area di interesse nazionale e forse, oltre che europea, anche mondiale, insomma, perché questa eccezionalità ha anche lasciato individuare delle aree di cui noi siamo costellati, tutta la valle è costellata, è un'area dove ci sono dei SIC, cioè dei siti di importanza comunitaria, non soltanto lungo il corso del fiume, ma anche lungo la costa. Ci sono i tre SIC di Acqua Fredda, Marina e di Castrocucco, che di recente sono stati individuati come aree protette, per cui quasi alla stregua di aree parco. Ora, questa notevole eccezionalità che ci viene riconosciuta dagli altri, probabilmente noi non la riconosciamo come patrimonio, per cui non riusciamo a trasformarla in risorsa. E probabilmente il salto che si potrebbe fare per immaginare una vera difesa del fiume è quella di aumentare la conoscenza di questo patrimonio. E tutto sommato quello che si sta facendo da un paio di decenni almeno è proprio quello di una conoscenza un po' più attenta, scientifica, di quello che abbiamo a disposizione. Ora, noi abbiamo avuto per millenni la capacità di imbrigliare il fiume, di utilizzarlo, di addomesticarlo, come dicevo prima, e ne abbiamo sempre tratto, tutto sommato, condizioni di vita dignitose. Questo fino a quando il fiume lo abbiamo messo un po' da parte. Ora, Francisco Goya, il pittore spagnolo, scriveva sotto alcune sue acque forti: il sonno della ragione produce mostri. Mi piace ricordare proprio questo, che poi in realtà è quello che è successo a noi. Nell'isolamento totale, nell'abbandono nel quale abbiamo lasciato per tanti decenni, almeno di recente, il fiume, c'è stato chi ha immaginato che in mancanza di controllo si potesse intervenire sul fiume per interventi che sono al limite della liceità, in qualche modo, perché è come se, non essendoci controllo, chiunque potesse intervenire a modo suo, insomma, con un allentamento, diciamo, forse dovuto anche alla nostra incapacità di comprendere il danno che si stava realizzando. Ora, noi di recente abbiamo rilevato, oltre all'attività di conoscenza delle cose buone della valle e del fiume, abbiamo cominciato a leggere sul territorio anche delle occasioni di crisi, a volte anche puntuali, e che portavano anche a rischi di salute, non soltanto del fiume ma anche della popolazione. Questo ci ha portato nel 2011 alla formazione di un vero e proprio comitato che abbiamo chiamato per la difesa del fiume. Ora, il comitato è un comitato, tra l'altro, libero, autonomo, volontario, per cui è un comitato che è un'aggregazione spontanea di interessi nei confronti della valle e di un progresso possibile che fosse quello costruito sulle nostre esigenze. E però
La prima cosa che ci ha consentito di fare il Comitato è stato proprio quello di una difesa a spada tratta di quelle che in quel momento ci sembravano delle occasioni da fermare, perché erano quelle occasioni che toglievano valore, quel valore che noi dovremmo invece essere capaci di custodire e addirittura di farne la manutenzione, cosa che possiamo fare perché l'abbiamo fatto per millenni, in qualche modo ce l'abbiamo nel DNA. Alcune di queste occasioni avrete modo di ascoltarle tra un po', perché tra l'altro nel comitato, devo dire, del comitato partecipano anche i sindaci di tutti i comuni della valle, anzi del bacino idrico interregionale del fiume Noce, e quindi oltre ai comuni di valle anche il comune di Aieta e di Tortora, e a questo tra l'altro si sono anche aggiunti di recente il comune di Praiamare e il comune di San Nicola Arcella. Questo perché? Perché in realtà la cosa più evidente quando parliamo di danni rispetto alle caratteristiche preminenti del fiume sono quelle di aver limitato la costruzione delle spiagge, cosa che ha fatto il fiume in realtà nel giro di un paio di migliaia di anni. Insomma, le spiagge da Castrocucco fino all'isola di Dino e anche fino a San Nicola Arcella in realtà sono un prodotto del fiume, un prodotto di quell'apporto solido che il fiume è stato capace di recuperare durante il percorso e di scaricare a mare allungando la foce. Per darvi un'idea, quando i romani sono venuti da queste parti, insomma, fondando la città di Blanda, quindi subito dopo la sconfitta di Annibale, perché noi eravamo dalla parte di Annibale, insomma, noi, i romani erano i nostri nemici. Quando Annibale è stato sconfitto, i romani naturalmente si sono insediati, hanno distrutto le città, le hanno ricostruite a modo loro e hanno anche realizzato alcuni elementi che dovevano fungere da faro. Uno di questi elementi si trova all'altezza della pompa di benzina alla fine della superstrada, quindi 6 km più indietro rispetto al limite attuale della riviera, ed è il mausoleo che si trova adesso proprio lungo la vecchia strada di Tortora, che adesso quasi non si fa più perché adesso facciamo la superstrada. Questa distanza da quell'elemento architettonico fino al mare ha richiesto poco più di 2000 anni, insomma, per essere realizzata. Quindi immaginate un po' se possiamo consentire che il fiume non abbia più questa capacità, e in realtà è proprio quello che abbiamo fatto negli ultimi decenni, quando siamo intervenuti per esempio per realizzare le protezioni dei ponti della ferrovia o della superstrada, dei viotti della superstrada, che rischiavano di essere scalzati dalla furia del fiume che ancora ce l'ha, e in quell'occasione abbiamo visto che si realizzavano dei paramenti in cemento armato, delle briglie abbastanza alte, con l'idea di proteggere, ma era una protezione per le infrastrutture e non certo una protezione per il fiume, anzi per il fiume ha creato dei danni notevoli, ha bloccato l'apporto solido che il fiume per sua natura portava al mare. Per cui è vero è che c'è anche un arretramento naturale del mare che è su tutte le coste del Tirreno, ma noi questo arretramento lo abbiamo anche aiutato impedendo questo rifascimento delle spiagge. Questo è naturalmente il primo danno più evidente, ce ne sono altri lungo il fiume, di questi ve ne racconteremo tra un po', e io mi limito a parlare di questo perché in realtà questo rischia di bloccare l'unica attività industriale che c'è dalle nostre parti, o almeno sul lungo la costa, e che è quella del turismo. In realtà il rischio è incombente e probabilmente sarà anche difficile poter frenare questa limitazione dell'apporto. Devo dire però che ci sono dei progetti già in corso almeno da una ventina d'anni a Tortora, un progetto di ripascimento che ha chiesto fino adesso anche mi pare 5-6 milioni di spesa finora, e che ha provveduto ogni anno a ripascere le spiagge, però ogni anno, insomma, capirete, questa è la fatica di Sisifo, se non si riesce a invertire e a riprodurre il motore di costruzione della spiaggia da parte del fiume, è chiaro che questo sarà sempre un palliativo, insomma, per cui si rischierà di spendere continuamente
dei soldi, e però ogni primavera bisognerà riprendere da capo perché le mareggiate invernali hanno ritolto di nuovo la spiaggia, e questo naturalmente mette a rischio quello che dicevamo, l'attività turistica. È bastato però che questi interventi abbassassero di 50 cm le briglie e l'apporto di territorio, di terreno è ricominciato, tant'è vero che mi dicevano che adesso c'erano anche i gamberi che ricominciavano a risalire il corso del fiume. Quindi certo, è difficile intervenire su questi eventi perché sono in gran parte irreversibili o reversibili in tempi molto lunghi. Questo ci dice però che le risorse che noi abbiamo a disposizione per le qualità eccezionali della valle sono in realtà risorse irriproducibili, per cui se si consumano non si potranno più sostituire. La preoccupazione del Comitato è stata dunque quella di fare da sentinella per tutto quello che potesse disturbare il funzionamento, diciamo, naturale del fiume, e però anche quella di ascoltare le istituzioni, perché insieme alle istituzioni il livello di intervento non può essere se non quello delle istituzioni. E devo dire che durante questi 10 anni di funzionamento il Comitato ha avuto, noi immaginavamo che fosse un ardire, però in realtà abbiamo avuto modo di ascoltare alcune delle istituzioni, soprattutto nei primi anni, quando c'era ancora l'entusiasmo. Devo dire, sembrava quasi come quando i campanili dei paesi suonavano l'allarme, no? Per cui c'è stata anche una partecipazione della gente. Mi ricordo gli interventi nella sala consiliare di Trecchina, nelle quali la gente non riusciva a entrare e rimaneva fuori. Quindi c'è stata anche una grande partecipazione, molto passionale, rispetto a queste cose che andavamo dicendo allora. Purtroppo però, siccome questa era in gran parte volontariato, il volontariato ha un vizio, che è quello di non resistere al tempo, non avere continuità, questo vabbè, è un po' uno sport nazionale, insomma, ci siamo abituati, per cui noi ricordiamo soltanto le emergenze. Invece il fiume ha probabilmente bisogno di un'attività continua, di un'attenzione, una cura che dovremo ricostruire probabilmente. Io dico ricostruire perché non è vero che non ci sia mai stato. Se il fiume ha il valore che ha adesso, è stato anche perché e in qualche modo ha creato un capitale socio-territoriale, cioè c'è stato un momento in cui noi eravamo per il fiume e il fiume era per noi. Ora, se si riuscisse a ricostruire questa capacità di sentirsi gente di fiume, probabilmente gran parte dei problemi riceverebbero un'attenzione che in questo momento è difficile, cioè a noi risulta difficile dare. Quello che chiediamo è che ci sia una maggiore partecipazione. Ora vedrete anche in modo più puntuale quali sono alcuni dei rischi che a noi sembrano un po' più da affrontare con una certa urgenza. Però vorremmo anche in qualche modo, e questo un po' l'idea che avevo io, ma non ho nemmeno parlato con loro, per cui ve la dico così, è come io immagino che ci dovremmo dare dei compiti, un po' come a scuola, insomma, no? Cioè, quando si fanno incontri di questo tipo, se si riesce ad entrare in sintonia e a capire che probabilmente siamo, come dire, obbligati in qualche modo come custodi di questo bene, non ne siamo proprietari, noi ne siamo custodi non soltanto per noi ma per tutto il resto, io posso dire dell'umanità, per aver capito il valore che ha questa valle, per cui dobbiamo sentirci in dovere, ma un dovere continuo, quotidiano, di attenzione e di cura nei confronti del nostro patrimonio. Non so se vi ricordate quei film americani, quando c'era lo zio d'America che improvvisamente era deceduto e uno si trovava con un'eredità che non aveva contribuito a creare, per cui non ne conoscevi il valore, per cui nel film questo sperpera tutto e poi rimane senza soldi. Ora, questo patrimonio noi lo abbiamo ricevuto e dobbiamo renderci conto del suo valore, perché a noi non è soltanto dato il patrimonio ma anche il dovere di riprodurlo, così come è stato fatto fino adesso. E immaginavo che si potesse avviare una specie di rapporto, non so con quali strumenti, ma ormai gli strumenti sono tanti, insomma, con Facebook, un gruppo WhatsApp, una pagina, con le cose, utilizzando ormai gli strumenti che abbiamo anche su internet, o anche quelli tradizionali, la posta, il giornale di carta, insomma, oppure anche delle cassette, come quando nelle aziende si fa la cassetta per i suggerimenti. Immaginiamo un progetto, lo dico così, poi sceglieremo insieme magari, un fiume di idee. Immaginare che ciascuno di noi, se non nelle riunioni pubbliche, io mi rendo conto che
e certe volte non c'è nemmeno il tempo per poter interagire in queste occasioni pubbliche. Però se uno pensa a casa e ha un'idea e probabilmente ha il modo di comunicarla, chissà se non riusciamo a raccogliere lì, perché io credo nella capacità, nelle competenze della società civile, che non è che non è da meno di quella delle capacità istituzionali, degli uffici tecnici regionali o in generale pubblici. Noi immaginiamo che ci sia una riserva di capacità, di competenze, che però francamente insomma poi non riusciamo a vedere il risultato in termini delle ricadute sulle nostre spalle. Allora immaginiamo di essere noi, di avere noi delle competenze, perché le cose le immaginiamo di viverle sulle nostre spalle, per cui le decisioni che si prendono in altri luoghi, alla fine siamo sempre noi a dovercele addossare. Insomma. Io vorrei darvi un'immagine, che è quella che ci mandano dall'altra parte del mondo. Abbiamo un papa che viene dall'altra parte, insomma, nel sud dell'America, i nativi americani, quelli della mia età hanno imparato a conoscere come i Cherokee, i Piedi Neri, i Moave, sulle strisce di Kit Carson, in realtà sono delle tribù che ormai hanno capacità e competenze perlomeno equiparabili alle nostre, forse anche di più, perché hanno avuto un'idea. Hanno creato una fondazione che loro chiamano 70, la fondazione sulla settima generazione, 70 Generation Fund. Che fa questa fondazione? In realtà ogni volta che c'è una legge dello Stato o della provincia o comunque una legge che interessa il loro patrimonio naturale, si riuniscono per studiare quali possono essere le ricadute di quella legge sulle spalle delle persone, ma non su quelle della propria generazione o quella dei figli. È facile immaginare che i figli debbano stare bene, per cui andiamo a vedere se questa legge provoca dei danni a mio figlio o a mio nipote o al nipote di mio nipote. Loro immaginano le ricadute che possono riceverne i discendenti della settima generazione, cioè gente che loro non vedranno mai, di cui non avranno mai conoscenze, per cui potrebbero anche fregarsene, insomma. Allora, questa cosa mi fa capire che c'è la possibilità di immaginare anche dalle nostre parti, così come è stato fatto nei millenni precedenti, insomma, chi ha aggiustato il rapporto con il fiume ha anche probabilmente immaginato che oggi noi ci potessimo trovare con un patrimonio. Se riuscissimo a fare noi la stessa cosa, anche per chi verrà dopo, e quindi con la cura quotidiana delle cose nostre, poi alla fine, cioè del nostro valore, di quello che abbiamo intorno, probabilmente avremmo fatto della nostra generazione una generazione attenta e avrà ripagato i danni che finora abbiamo combinato. Io questa cosa ci tenevo a farla in modo così generica, perché in qualche modo cominciassimo a capire come si è ragionato anche all'interno del comitato in questi anni, ed è una cosa che vogliamo a questo punto anche capire se può coinvolgere anche voi. Io chiederei a questo punto, darei la parola al sindaco di Lauria, non soltanto come sindaco, ma anche come componente del comitato, e quindi come persona attenta e partecipante delle cose che ci siamo detti in questi anni. Se vuoi. Buonasera a tutti, io ringrazio innanzitutto il tavolo, il comitato che ha voluto, il direttore del FLAG, che comunque ha un ruolo importante, e soprattutto ringrazio i partecipanti che a vario titolo ci stanno ascoltando. Io penso che l'integrazione tra istituzione e territorio debba essere l'elemento fondante per condizionare l'attività amministrativa, che deve portare ad una programmazione di lungo corso che deve essere poi attuata. Non possiamo non sottacere, sono comunque contento che durante la nostra avventura amministrativa, parlo di me e di Fabio, perché dal 2016 al 2020 e 21 si sia avuto un passo in avanti non da poco. Il comitato costituito ha visto l'adesione di tutti i sindaci della valle, segno che comunque un elemento fondamentale, e ci verrò a breve perché è fondamentale secondo me per tre aspetti, non solo per un aspetto, sta diventando l'elemento su cui porre l'attenzione rispetto alla sostenibilità del contesto in cui viviamo. Rispetto a questo voglio evidenziare che gli aspetti fondamentali sono tre: la tenuta del territorio,
il dissesto idrogeologico, dettato da il fiume non c'è in sé, è dettato dai suoi affluenti, se penso a Marcellino, se penso a Gaglione, creano non poco disagio ad un territorio disastrato, ma parlo di Lauria, ma so che Nemoli, Rivello, Tortola forse un po' di meno, ma anche afflitta perché ha la parte montana. Parlo della sostenibilità ambientale, a cui dobbiamo fare riferimento in modo specifico pensando a San Sago, e anticipo, noi abbiamo fatto opposizione grazie al sindaco di Tortola, che ringrazio, che è qui perché l'ha potuto fare per competenza, perché altrimenti non lo potevamo fare, di impugnazione della vinca affinché venisse ritirata. Parlo della sentenza che ha detto che va tutto bene. Noi ci fidiamo delle istituzioni, quindi della procura, perché ognuno deve svolgere il suo ruolo, ma siamo convinti, e il comitato è convinto, di questo ci dobbiamo convincere tutti, che un sito su un fiume sia qualcosa da non prendere in considerazione, perché i valori che attengono ad un sito del genere rispetto all'inquinamento classico che si può avere vengono raddoppiati. Siamo convinti che ognuno deve fare la sua parte, a partire, se ci riusciremo a fare l'interlocuzione con Acquedotto, della presa di coscienza nelle singole case, perché avere un rubinetto dove lavi i panni che non sversa nella fogna vuol dire creare una condizione di criticità rispetto ad un bacino che arriva a mare, che vive, seppur non vive, perché aveva ragione Pippo, noi non viviamo la cultura del fiume, forse Rivello un po' di più, ma è stata abbandonata e va ripresa, ma va ripresa innanzitutto la salubrità del fiume e la sostenibilità. Sostenibilità che non può sganciarsi dal percorso delle centraline idroelettriche, per le quali è in atto uno studio, e di questo ringraziamo il FLAG, nel senso si ha ascoltato, iniziato ad ascoltare il territorio e pare che si farà uno studio sulla sostenibilità. La regione dovrebbe rendersi conto, e ci arriverò un momento dopo, perché è necessario capire che siamo per l'energia rinnovabile, però rinnovabile e sostenibile spesso non si integra in maniera pedissequa, perché se noi facciamo 20 centraline su un fiume che ne può accogliere due e iniziamo a mettere mano sugli affluenti a Sirino, nella parte che va verso il Sinni, è un problema che non può non appartenerci. Allora, da questo punto di vista ho toccato il tema della regione, perché stiamo chiedendo nulla, i territori chiedono, lo dico alla presenza dei miei colleghi, chiediamo, sostenendo il comitato, più incontri alla regione. Non abbiamo avuto risposta alcuna, salvo qualche comunicato, e su questo penso che, oltre al fatto del comitato, ci sia in atto un rispetto istituzionale dei sindaci, ma non perché sindaci, perché rappresentanti dei territori. Il nostro ruolo è quello di portarlo all'attenzione degli utenti, dei cittadini, far capire lì dove si può e si deve migliorare, perché sappiamo che ci sono tante cose che non vanno, dettate da una cultura non ambientalista che viene dal passato, che purtroppo oggi si sta riverberando, perché se pensiamo il percorso di cui diceva Pippo, le erosioni, gli inquinamenti e tutto quanto gira e ruota intorno al fiume, ci rendiamo conto che spesso è stato preso a riferimento per questo o quell'altro finanziamento, ma non ha avuto una programmazione di obiettivo. Parlo di questo perché, e ne sono contento, la mia amministrazione ha deciso, insieme con i comuni di Rivello, di Lago Negro e di Nemoli, di porre al centro come macro attrattore di sviluppo il Sirino, che ha un senso sia per lo sviluppo turistico, sia per la sostenibilità, sia per i bacini idrici che comunque alimenta, tra cui il Sinni ed il Noce. Quindi l'elemento fondamentale, di questo voglio ringraziare il comitato, perché non era semplice arrivare ad avere l'adesione di tutti i sindaci, era quasi utopia qualche anno fa. Vuol dire che c'è stata una presa di coscienza, vuol dire che è necessario rafforzare, anche facendo sponda con questi nuovi strumenti come quelli del FLAG, la consapevolezza istituzionale di affrontare il problema della depurazione, perché non è che se lo risolvi a Lauria e a Nemoli e a Rivello non lo risolvi, abbiamo salvato il fiume. Abbiamo la necessità di un approccio strutturale. Sicuramente da questo approccio strutturale porre le basi per avere un'interlocuzione fattiva ed attiva con il territorio
è qualcosa che appartiene alle istituzioni, perché noi abbiamo il dovere di sensibilizzare, perché le istituzioni hanno il dovere di porre in essere i canali finanziari e di intervento che vanno a, diciamo, ad porre rimedio ad alcune situazioni di rischio, perché in questo dovremmo avere il coraggio di dire, dobbiamo fare un censimento, lo diceva Peppe la volta scorsa, degli scarichi, non lo vogliamo fare per vessare, lo vogliamo fare per preservare l'alveo fluviale, è qualcosa che va fatto, è stato fatto da questo punto di vista tanto, tant'è che sono arrivate all'attenzione i depuratori, perché erano l'elemento su cui si scarica, c'è da potenziare il territorio, l'Auria ne è un esempio, ma immagino anche gli altri paesi, abbiamo zone scoperte in termini fognari e quindi sarebbe necessario capire come intervenire, però una sinergia che possa portarci ad un'interlocuzione con la regione, quindi ad un tavolo permanente che avevamo, è indispensabile, perché è necessario fare la programmazione. Noi ci siamo soffermati su quanto il FLAG sta facendo, ma sarebbe logico in un momento del genere, anche se è difficile, dice, attendiamo gli esiti degli studi e capiamo, c'è una volontà di non ascoltare, noi lo dico perché io sono sindaco ma appartengo ad uno schieramento di centrosinistra, abbiamo avuto e abbiamo tantissimi difetti, però avevamo la capacità di avere un'interlocuzione, almeno sviluppare un ragionamento. Allora dico, da questo punto di vista penso che qualcosa a cui non potremmo sottrarci, oggi c'è agosto, ci saranno una serie di problematiche, però questo territorio, e penso che l'obiettivo anche di questo girare, siamo stati a Rivello 2 settimane fa, è anche il voler portare all'attenzione il problema dei fiumi che abbiamo qui, ma non è l'unico problema, perché c'è il problema del Basendo, c'è il problema della Valda, ci sono una serie di problemi che vanno approcciati in maniera strutturale, e questo con i contratti di fiume è uno straordinario strumento, te lo devo dire, io sono orgoglioso perché in quest'area parte tutto un po' prima, sarà per lo stimolo della società civile che stimola la politica, le istituzioni, però noi arriviamo ad avere un comitato rispetto ad altre aree che oggi partono ma che lo mettono su per il contratto di fiume. Noi dobbiamo debellare l'elemento cardine, ovvero quello che vede il coinvolgimento di un comitato semplicemente per gestire. Noi dobbiamo gestire il comitato per impedire una serie di questioni e farlo diventare anche investimento per il territorio, perché il problema, oltre alla sostenibilità che affrontavamo la volta scorsa, della tenuta del territorio, delle briglie che diceva Pippo che hanno impedito, perché bisognerebbe fare dei salti più regolari, scusatemi questa digressione tecnica, perché il mio essere tecnico ogni tanto mi porta, ma porre all'attenzione quali potrebbero essere gli elementi di sostenibilità, che per esempio il mulino che girava con la ruota e che magari ti può consentire di produrre energia, non mi ricordo, lo diceva il consigliere Pittella in qualche incontro che abbiamo fatto, non mi ricordo, tra noi sindaci, oppure l'elemento di poter preservare gli argini, la pulizia. Noi siamo stati in grado, lo devo dire pubblicamente, di schernire un progetto fatto dalla Comunità Europea, perché è stata responsabilità della politica creare determinate deviazioni. Chi è che dalla Comunità Europea ha finanziato i progetti Vie Blu, che oggi fanno parte del consorzio, li ha finanziato con una logica ben precisa, venendo meno l'agricoltura e la forestazione per la pulizia, i bacini idrici vanno puliti. Io l'altro giorno sono stato incontrato a Rosa, ci sono dei tratti che si stanno restringendo, abbiamo necessità di manutenzione ordinaria che la puoi strutturare solo se metti a regime quelle squadre, dico la responsabilità della politica per togliere qualsiasi fraintendimento, è che abbiamo immaginato che quella fosse la manna del cielo semplicemente per mettere delle persone, che è importante, ma deve essere importante l'obiettivo primario, mettere in condizioni chi ci lavora di poter intervenire, perché altrimenti noi abbiamo perso quello che è l'obiettivo, ovvero la manutenzione del territorio. Io penso che da questi incontri può svilupparsi una consapevolezza di quello che deve essere, ma noi con la regione, come comitato, come cittadini, come istituzioni, perché mai come adesso siamo tutti combattuti di qualsiasi colore, almeno fino ad adesso, può darsi che, però va posto un approccio strutturale sulla questione della manutenzione, sulle centraline, e penso che, mo, lo direte voi come comitato, quali sono le azioni
alle quali possiamo tendere, però abbiamo diritto di essere ascoltati. Faremo, e lo direte voi, altrimenti stenderemo un documento, lo protocolleremo e lo manderemo, perché penso che se il fiume e i fiumi vengono valorizzati attraverso i contratti di fiume, un'attenzione la si debba avere. E ne aggiungo un'altra questione, la questione della costituzione del bacino idrico, che potrebbe consentire delle royalty adeguate all'intervento. Noi abbiamo dato un incarico, l'aveva dato chi mi ha preceduto, l'aveva avviato, io l'ho confermato. Noi abbiamo problemi con l'ufficio ciclo delle acque, che dovrebbe fare stabilire il criterio da Maratea all'invaso di Cogliandrino, ma non perché hanno colpe, perché ci sono 3 dipendenti. E noi, quando si parla di Tozzi, dove a partire dall'amministrazione precedente, ma anche la nostra, hanno recuperato il fattibile, non possiamo avere quel quid in più, che non è un quid in più di poca cosa, perché non c'è la perimetrazione. Allora, noi su queste cose ci dobbiamo, perché quello poi ti fa fare gli investimenti nella sostenibilità e puoi chiedere ai comuni, perché se vai a contrattare così avrai le bimbe. La quota che viene riservata lì dove produci l'acqua, però le quote che ti spettano per gli interventi, perché poi non si può, non possiamo esimerci dal dire che a Cogliandrino i disagi ci sono e devono intervenire, anche se poi non lo fanno in maniera strutturale. Allora dico, da questo punto di vista, quello che, per il quale vi ringrazio, è il fatto che state sviluppando una, diciamo, un messaggio che deve e può veicolare attraverso i cittadini, che deve e può diventare l'elemento di traino del territorio, perché è stato posto al centro i contratti di fiume. Per quando a noi, io ricordo Pippo 10 anni fa ne parlava, mi ricordo, ma se ne parlava, non erano stati posti in essere, l'amministrazione regionale precedente li ha posti in essere, ci sono, quindi vuol dire che nella programmazione sono diventati un riferimento. Adesso quel riferimento, oltre al contratto di fiume, va reso ricco di contenuti, dove secondo me una programmazione di livello non può escludere questi 3 aspetti che sinergicamente devono essere portati avanti. Io mi scuso se l'ho fatta lunga, però penso che i punti da mettere a fuoco debbano essere questi, poi gli altri del comitato diranno le azioni che hanno intenzione di mettere in campo. Ringrazio nuovamente il vice sindaco di Trecchina Fabio Marcante, e Mazzilli vice sindaco di Livello, e il sindaco di Tortora, che veramente ci sta supportando a 360 gradi, perché il fiume sfoggia lì, ma sta partecipando a tutte le riunioni lucane. Noi pure abbiamo partecipato al Consiglio, si sta creando un asse interregionale che secondo me è un bene per la tutela del territorio. Grazie. Bene, Angelo. Angelo ha dato per scontato che alcune cose le abbiamo già condivise, probabilmente, insomma, sta parlando dei 2 elementi di disturbo lungo il fiume. Uno, l'hai accennato, è quello di San Sago. In realtà San Sago è un insediamento che ha tutte le carte in regola, in realtà è un elemento che dovrebbe depurare i liquami, oltre a lavorare rifiuti tossici e speciali. Sta nel corso, lungo il corso del fiume, non appena finisce la regione Basilicata e non appena finisce l'area del SIC, caso stranzo, 200 metri dopo, veramente c'è un elemento che è a rischio di inquinamento, diciamo, lo possiamo dire perché è stato già passato in giudicato più volte, anche se adesso pare che, anche questo bisogna dire, pare che siano stati assolti i responsabili che allora erano stati individuati dal Tribunale di Paola, quindi prendiamone atto, insomma. Resta il fatto che il rischio che procuri dei problemi, dei danni al fiume è molto alto, c'è un sospetto che abbiamo e dobbiamo fermarci qua. Però rispettiamo l'istituto, come si dice in questi casi. Fatto sta che, pur avendo tutte le autorizzazioni per smaltire quei prodotti che riceve, e le riceve la gran parte d'Italia, anche dagli ospedali del Veneto, giusto per fare esempio, dall'Ilva di Taranto, pur avendo, ripeto, essendo in regola con le autorizzazioni, c'era venuto il sospetto, ma non solo a noi, anche al tribunale di Lago Negro, che ha chiesto anche delle verifiche, che pare che abbiano dato anche un seguito di accertamento abbastanza positivo su queste cose. Pare che ricevesse più materiali di quelli che può produrre, mi è scappato,
probabilmente questa è una cosa che va verificata ancora, però ci sono degli appostamenti che hanno fatto quelli del nucleo, probabilmente questa cosa resta ancora appesa. Sappiamo che c'è un rischio di inquinamento forte, tra l'altro è quel rischio che sta a pochi chilometri dalla spiaggia di Castrocucco, cioè tutto quello che succede immediatamente sulle rive di questa ubicazione, tra l'altro è un'ubicazione nella confluenza di due fiumi, cioè del Pisino, dico bene, nel Noce, in un posto dove per legge non ci potrebbe essere nessuna installazione, tantomeno di quel tipo, perché per cui noi già costituendo il comitato la prima cosa che ci siamo posti in mente è quella di chiedere la delocalizzazione a tutti i costi di quell'elemento, non perché fossimo contro a fatti che pure sono necessari, cioè la depurazione, il trattamento dei liquami, ma in quel posto e in quelle quantità noi crediamo che non sia possibile che siano accettabili. Tra l'altro mi era capitato nei primi anni 2000 di lavorare al piano regolatore di Tortora, al piano strutturale di Tortora, e ricordo di aver individuato quella parte di fiume che appartenente a Tortora come parte di parco canale, anzi parco fluviale, e la foce del fiume un'oasi protetta. In quel periodo mi ricordo erano tornati gli aironi rosa ed era stato proprio nel momento in cui si erano abbassate queste briglie di 50 cm, il fiume aveva cominciato a scorrere, a riportare il materiale, cioè sembrava già che quella piccola operazione avesse creato una ripresa dell'attività del fiume. Poi vabbè, il tempo passa, le cose restano così, però voglio dire, quello è un primo elemento di disturbo. Almeno il dubbio ci è venuto ed era la prima cosa di cui tu hai parlato. Poi ha parlato delle centraline. Ora, nelle centraline c'è un aspetto che piace a tutti noi, perché è energia alternativa, per carità, insomma è una cosa che, sulla quale comunque bisogna puntare. Il problema che ci siamo posti è che, giusto per capirci, noi conosciamo il fiume è lungo 48 km. Togliamo i primi 10 km dalle sorgenti fino alla parte di Lago Nero, sulle quali non è possibile posizionare una centralina. Togliamo gli ultimi 10 km, sono quelli della foce, restano 20 km. Sapete quando era il numero di centraline che si ipotizzavano? 40, quindi uno ogni mezzo chilometro, insomma. E poi sono scese, adesso non sono più tante, sono di meno, è cambiata anche la qualità tecnica delle centraline che si vogliono realizzare. Ma c'era un fatto subdolo in questa operazione, è possibile, per carità, ed è legittima, perché anche tra l'altro l'articolo 41, mi pare, della Costituzione recita che è libero l'insediamento produttivo e quindi favorisce insediamenti di qualunque tipo, insomma. Però dice anche, io questo me lo sono segnato perché le cose non me le ricordo sempre, ecco qua, allora, per quanto riguarda la libertà di impresa, la Costituzione italiana all'articolo 41 recita letteralmente: la libertà di impresa non può però svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Allora, ben venga l'attività produttiva, ben venga il fatto che si faccia attraverso la produzione di energia alternativa, ma quello, e in questo caso un dubbio ci veniva, la quantità. Non è possibile immaginare che in 20 km di fiume si possa produrre energia, tra l'altro con piccole centraline. Questa è un po' la furbizia. Tecnicamente sono centraline sotto soglia, cioè producono poco, per cui non hanno bisogno delle autorizzazioni come la VIA oppure anche richieste più pesanti, insomma, di controllo, per cui sono tutte autorizzabili. Se tu le presenti singolarmente alla regione, gli uffici regionali si dicono costretti formalmente ad approvarle. Alla fine però avrebbero approvato un'unica grande centralina diffusa che è passata tra le maglie della legge, insomma. E allora questo è il dubbio che c'era venuto. E si possono fare queste cose, ben venga il bando che sta per promuovere il FLAG, nel quale si dice abbiamo bisogno di capire qual è la capacità di carico del territorio, anche dal punto di vista dell'ubicazione di questo tipo di impianti. Quindi anche su questo il comitato si è mosso da tempo. Non perché siamo contrari, di per sé la centralina va bene, però vorremmo che intanto, poi vabbè, vorremmo spruzzare pure un po' ogni tanto di utopia sulle cose che immaginiamo. Vedete, qualcuno, forse uno di questi inventi, non ricordo se questo l'anno scorso, abbiamo visto una puntata di Report
Report parlava di quello che hanno fatto nella Ruhr, nel posto più inquinato della Germania, dove si produceva una quantità incredibile di carbone, hanno realizzato una bonifica dei terreni che una volta erano occupati da quel tipo di fabbrica. Bene, l'avete viste? Io sono rimasto meravigliato, questa è l'utopia bellissima, insomma. Sono delle attrezzature sociali, non sono limitati soltanto alla bonifica. Allora, se in queste attività produttive ben vengano, in quantità controllata, con la possibilità che anche i sindaci abbiano voce in capitolo per quanto riguarda il controllo, perché il sindaco è il presidio, ma che abbiano un'aspirazione a diventare sociali, cioè a comportare dei vantaggi sociali, che poi alla fine abbiano anche un requisito di attività produttiva per arricchimento di chi ci investe, ma è anche giusto e legittimo, ma prima di tutto dovrebbero avere una, come dire, una funzione che favorisca la rifrequentazione delle sponde del fiume, fosse pure in senso soltanto naturalistico. Devi fare uno sbarramento per creare una briglia, non si fa nemmeno, adesso si fanno in un modo diverso, ma quando anche fosse possibile e fosse necessario, perché quella non deve diventare prima una strada che consenta alla biodiversità di passare da una parte all'altra del fiume? Ci sono animali che muoiono su una sponda e non potranno mai passare dall'altro lato, vi pare una cosa da poco, ma il valore che ha rispetto all'individuazione di queste grandi eccezionalità che avrebbe il fiume Noce, dico avrebbe perché ce la dobbiamo ancora convincere anche noi, ma gli altri lo sanno e ce lo dicono, probabilmente sta anche in queste cose, cioè nel rapporto sostenibile con la biodiversità che è eccezionale, che è l'unico vero nostro patrimonio. Poi che abbia anche la capacità di essere attraversata a piedi per un'attività di trekking, che ci siano le canoe che possano ritornare a frequentare il fiume, perché lo hanno fatto fino a 10 anni fa, adesso non potrebbero più farlo perché ci sono le briglie. Allora, tutte queste cose, se ci sono prima di un'attività complementare all'attività industriale, probabilmente mi va bene che ci siano le centraline. Questa è una mia ipotesi probabilmente, però credo che sia condivisibile che ci siano. Ci devono essere, ma devono avere prima un'utilità sociale. Ora, quando arrivano, dico soltanto questo, poi magari ci dici qualcosa di San Savo, visto che il sindaco di Tortora è venuto qui anche per questo e lui conosce bene questa cosa. Negli uffici pubblici, ha fatto bene ad accennare anche a questo Angelo, c'è una logica che è ancora quella della tecnica ottocentesca, cioè quello di separare e di organizzare le cose per parti, perché così sono più controllabili. È un aspetto della scienza che probabilmente ci dovremmo lasciare da parte. Non è più possibile immaginare che, per esempio, su un terreno territorio come quello protetto come quello del SIC, dopo un metro non ci sia più qualità. È chiaro che ci deve essere una fascia di protezione. Probabilmente, se immaginiamo questo, quella posizione non va più bene per un'attività di inquinamento, insomma, perché sta vicino, non dentro, ma vicino a una SIC. Allora, questo vuol dire, e ce ne dobbiamo rendere conto, che le attività, i sistemi complessi come quelli naturalistici non possono essere gestiti con i paraocchi, cioè sezionando le parti per piccole dosi, tralasciando una serie di parametri scientifici e tecnici che restano ai margini e che non hanno mai l'idea del funzionamento complessivo, come il fatto delle centraline. Da sole le centraline sono certamente assimilabili a un'attività produttiva interessante, ma tutte insieme un'unica mega centralina di 40 centraline lungo il fiume, capite bene, insomma, è un paradosso. Allora, forse è anche su queste cose che dobbiamo cominciare a convincerci, ed è importante che non lo facciano soltanto i sindaci o gli uffici tecnici, ma che lo faccia la gente, che lo facciamo noi. C'è una competenza che noi abbiamo, perché la viviamo sulle nostre spalle. Se cominciamo tutti a pensare in questo modo buono, perché poi, vabbè, non ci sono cose buone e cattive, ma almeno se cominciamo ad avere la cura necessaria per il nostro patrimonio, noi a casa nostra, quando abbiamo un vaso di Boemia sul tavolo e il ragazzo si mette a giocare a pallone, lo cacciamo fuori. La prima cosa che ci viene è di urlare terrorizzati, ci va fuori, vai a giocare dove non procuri danni. È la cosa che dicevamo a San Savo, faccia quello che gli pare, ma lo faccia dove non procura danni. Allora, ecco, questa attenzione per la cosa nostra, per il nostro vaso di Murano che abbiamo sul tavolo. Ora, io direi che se Antonio, il sindaco di Tortora,
ci può dire invece qualcosa dell'altro, ce ne sono altri, perché noi questa sera non c'è manco il tempo, perché anche dei depuratori bisognerebbe parlare, dei depuratori che funzionano male, degli impianti di adduzione di acqua potabile che hanno i problemi che sappiamo e che un giorno forse ne parleremo, ci sono tante cose di cui dobbiamo parlare, ma cominciamo a capire se c'è la possibilità di sintonizzarsi su queste cose che sono più macroscopiche, insomma, sulle quali effettivamente dobbiamo ragionare tutti insieme. Ci deve essere questa comunicazione diffusa. Noi lo facciamo magari, questi li abbiamo chiamati microeventi, sono degli incontri che noi ripeteremo in ogni comune, l'abbiamo fatto a Rivello la prima volta, lo facciamo qui a Lauria, lo ripeteremo in tutti i comuni della valle. Gradiremmo che da questi incontri, che non vogliono avere nulla di formale, adesso parlano loro perché vi devono raccontare queste cose, ma vorremmo anche avere un ascolto poi di ritorno, insomma, immaginare che vi venga in mente qualcosa da dirci su queste, o nel bene o nel male, insomma. Cioè, se immaginate che sia davvero eccezionale come patrimonio, o che se tutto sommato, ma che ce ne frega, insomma, purché ci sia qualcuno che fa soldi, lo fa per tutti. Antonio, vuoi? Buonasera a tutti, io volevo subito rispondere e ringraziare al sindaco di Lauria Lamboglia. Sono io a dover ringraziare voi, perché saluto innanzitutto il direttore del FLAG, la compagnia sul filo che pure ci sta supportando nel nostro comune, oltre al comitato di cui ne facciamo parte. Vi ringrazio perché innanzitutto quella spinta e quell'inerzia c'è stata dalla vostra presenza massiccia durante il consiglio straordinario che abbiamo tenuto a Tortora dopo che abbiamo recepito per conoscenza la determina che ha rilasciato poi il Dipartimento all'Ambiente della Regione Basilicata. E come diceva Angelo prima, noi sindaci, diciamo, che rappresentiamo il territorio, siamo comunque abbiamo un ruolo fondamentale, cioè abbiamo dei punti cardine, tre punti cardine che comunque sono quei punti fondamentali per rappresentare la propria comunità, tutelare gli interessi dei nostri cittadini e promuovere lo sviluppo del nostro territorio. Però alla base di questo deve esserci l'ascolto, come diceva Angelo, che è la difficoltà che stiamo avendo in questo momento, perché se alla base di tutto non c'è l'ascolto, le reali problematiche che noi vogliamo portare per tutelare i diritti dei nostri cittadini, che in questo caso riguardano la tutela della salute, oltre che del fiume Noce, ma anche della salute dei cittadini stessi quando parliamo di San Zago, perché come dicevamo a Rivello qualche settimana fa, il mio vice sindaco, che è anche un medico di base, secondo uno studio, le patologie tumorali che sono state poi rilevate negli ultimi anni sono state in maniera esponenziale proprio rilevate nei confini più vicini al corso del fiume. Quindi questo ci deve far ragionare, ci deve responsabilizzare noi e soprattutto chi è al di sopra di noi, che deve guardare bene gli atti prima che vengono rilasciati, perché poi rilasciarli con una certa superficialità si rischia di perdere tutto quello che di buono è stato fatto prima, perché chi mi ha preceduto, voi, le associazioni che vi siete battuti nel tempo e avete raggiunto determinati risultati, è proprio perché le istituzioni e gli uffici sono state sensibilizzate e sono state attenzionate da quelle che sono le reali problematiche di San Zago. San Zago, che è un impianto che smaltisce rifiuti pericolosi e non, che ha avuto nel corso del tempo delle varie autorizzazioni che sono state contrastanti tra di loro, sia in termini di superficie, da 6.000, da 5.000, da 7.000 metri, e poi veniamo a conoscenza di un atto così rilasciato con una certa superficialità a nostro avviso, che comunque va a compromettere tutto ciò che è stata la lotta che è stata fatta nel tempo.
Ecco, la notizia ultima che c'è stata è quella dell'assoluzione che hanno avuto i titolari dell'impianto, che soltanto nel termine dei 90 giorni dopo che il giudice depositerà le motivazioni, noi verificheremo tramite il legale che insomma ci segue da anni se ci sono e ci saranno, credo, mi auspico, delle condizioni per poter fare delle opposizioni serie per far sì che veramente questo non avvenga. Dalla parte della Regione Calabria invece abbiamo ottenuto l'ascolto, e di questo devo dire che, indipendentemente da quello che è poi il colore politico, sarà anche per il ruolo che ha rivestito il capitano ultimo, che oggi è l'assessore all'ambiente, quindi parlo del capitano De Caprio, che già dal giorno dopo che noi abbiamo recepito dal Dipartimento della Regione Basilicata la valutazione d'incidenza, subito il giorno dopo ci ha fissato un appuntamento. Noi siamo stati in Regione Calabria, abbiamo portato una nota diciamo analitica, se la vogliamo dire così, perché abbiamo riportato quello che nel tempo sono state tutte le problematiche che poi hanno portato alla chiusura di questo impianto. Ci sono state delle relazioni, ci sono state anche delle fatture, no, che hanno attenzionato anche la procura, perché quando l'impianto di depurazione, comunque in quell'impianto vanno a smaltire dei rifiuti tipo come l'Ilva di Taranto e altri impianti al nord, anche come rifiuti ospedalieri, insomma bisogna stare attenti, non stiamo parlando di noccioline, parliamo di cose molto serie che riguardano la salute del fiume, la flora, la fauna, ma soprattutto in questo caso anche la salute dei nostri cittadini. Al di là di quello che poi è la nostra impresa, il turismo, diciamo in questo caso i comuni di Praia, Tortora, Maratea, che hanno, diciamo, la costa come attrattiva, ma al di là di tutto poi nei turisti si va, quando si vengono a sapere determinate notizie, si va anche a bloccare quella che è la volontà di venire di scegliere i nostri territori come meta turistica. Ecco, se non che con il comitato stesso abbiamo sensibilizzato in questi ultimi mesi anche i turisti e i cittadini, abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione negli stabilimenti balneari, abbiamo attivato con la compagnia sul filo anche negli edifici scolastici, a partire dai bambini, nella scuola elementare, nelle scuole medie, degli incontri, proprio per sensibilizzare tutti ad attenzionare l'ambiente e tenerlo salubre e sano, perché non soltanto tutela la nostra salute, ma tutelerà anche quella di chi ci sarà negli anni futuri. Quindi io come comune di Tortora in questo momento sono molto preoccupato, anche se la situazione, diciamo, è relativamente ferma, però grazie alla sinergia e all'inerzia che c'è con gli altri comuni e con il comitato stesso, stiamo cercando sempre di tenerci vigili sulla situazione, tant'è che ne parlavo prima con Peppe, sarebbe opportuno che nel mese di settembre su Tortora ci ritorniamo e mediaticamente facciamo raggiungere ancora di più quella che è la nostra preoccupazione all'istituzione, e poi abbiamo il problema dell'erosione costiera invece che riguarda le centraline, tant'è che noi abbiamo affidato da circa una quindicina di giorni la progettazione per la realizzazione di una scogliera sulla spiaggia, proprio perché le centraline rallentano la portata del materiale che poi va a causarci quell'erosione costiera, dove si sono persi metri e metri di spiaggia durante nel corso del tempo, che hanno limitato e di non poco quella che è non solo la preoccupazione per la salvaguardia del patrimonio immobiliare privato e
pubblico, ma anche quella attrattiva turistica che poi si va a perdere nel tempo, perché quando manca la spiaggia mancano metri, quindi manca la possibilità di poter accogliere quanti più turisti è possibile le persone. Ecco, io vi ringrazio di cuore, spero che non voglio togliere altro tempo perché ci sono altri che devono fare interventi, e quindi come ripetevo prima, sono io a ringraziare veramente molto voi che mi state supportando, perché al di là di quello che è stato il Consiglio straordinario, poi anche voi nei vostri comuni vi siete attivati con le delibere di Consiglio a supporto di quella che abbiamo fatto in quel Consiglio straordinario. E io come le recepisco ai protocolli, le inoltro agli enti proprio per far vedere che c'è una sinergia e c'è un unico intento, che è quello di salvaguardare salute dei cittadini e tutela del fiume Noce. Grazie. Va bene, grazie. Io direi a questo punto di organizzarci così. Noi avevamo previsto una serie di interventi, ma penso che dopo l'intervento che farà Domenico, che ci darà qualcosa in più anche dal punto di vista tecnico sulle centraline, visto che lui l'ha seguito un po' più di noi, ed è più fresco, tra l'altro, poi con il nome che c'ha, insomma, santifica pure le cose, Domenico Ventini. Dopodiché io però farei una cosa, riservandoci magari, Peppe, se tu sei disponibile poi, vabbè, e sei anche disponibile poi a chiudere. Benissimo, allora facciamo così, facciamo una moderazione collettiva. Abbiamo circa tre quarti d'ora di tempo ancora, prima che ci caccino via di qua, per cui io so che c'è qualcuno che ha intenzione di intervenire per dire qualcosa. Cerchiamo di miscelare anche gli interventi tra i sindaci ancora e magari però anche qualcuno dopo di lui, però cerchiamo di farli in modo contenuti, perché se molti di noi hanno voglia di parlare non bisogna toglierli questa voglia, ma certamente insomma non, cerchiamo di rimanere massimo nei 5 minuti ciascuno di noi, perché tra tre quarti d'ora ce ne dobbiamo andare via. Vuoi cominciare tu allora? Sì, allora io volevo solamente puntualizzare molto brevemente quello che già è stato detto sulle centraline, perché abbiamo fatto un po' di calcoli sulle centraline che si stanno costruendo sul fiume, e al momento ci sono 12 centraline che sono state tra quelle approvate in fase di costruzione e costruite in funzione sul fiume, tra il fiume e i suoi affluenti. Quelle che premono principalmente sul fiume sono 5. Sono due nel comune di Trecchina, una in località Campo Rotondo che è già costruita e funzionante, un'altra sempre nel comune di Trecchina in località Saporitana che è in fase di costruzione, credo quasi terminata, dopodiché un'altra in fase di progettazione ma è stata accettata nel comune di Maratea in località Castrocucco vicino la foce del fiume, un'altra nel comune di Lago Negro che è in fase di realizzazione, anche questa quasi terminata, e un'altra nel comune di Livello. Sebbene possa sembrare paradossale che una fonte di energia rinnovabile pulita come quella delle centraline idroelettriche possa rappresentare una minaccia per un ecosistema fluviale, questo noi del Comitato crediamo che lo diventi nel momento in cui venga gestita puramente con lo scopo del profitto privato su un bene che è pubblico. Quale migliore esempio di bene pubblico se non un fiume che nasce da un monte, scorre e poi va a sfociare in un mare? Per cui noi del Comitato, sia chiaro, non siamo contro l'utilizzo delle centraline idroelettriche come fonte di energia elettrica. Siamo contro però alla costruzione non ponderata e assolutamente non controllata delle centraline sul fiume, in un numero che non sappiamo quanto possa essere accettabile per il fiume. Perché al momento la Regione, quando va ad approvare la costruzione di una centralina, lo fa non tenendo conto dell'effetto cumulativo che le centraline possono avere sul fiume. Da progetto, anche se da progetto ogni centralina possa sembrare tollerabile, il fiume Noce è soltanto un fiume di 45 km, per cui quale è il numero delle centraline che può sopportare un fiume così corto?
oppure quale è prima che il suo, diciamo, l'ecosistema, il suo equilibrio dell'ecosistema tra flora e fauna venga compromesso, oppure qual è il numero di opere di sbarramento come delle centraline che bloccano i detriti che da monte naturalmente vanno verso mare, le spiagge che vanno da Scalea a Policastro possono sopportare prima di scomparire totalmente. Questo non lo sappiamo, questo noi il comitato già 7 anni fa aveva chiesto uno studio alla regione che ponesse dei limiti e dicesse quale fosse il limite massimo di centraline costruibili sul fiume. Adesso, grazie anche al FLAG e ai suoi studi, qui sicuramente loro riusciranno a esplicitarlo meglio di me, stiamo cercando anche di fare di validare gli studi in modo tale da avere un'arma, se così si può dire, alla regione, che ci permetta di quest'arma di bloccare l'approvazione di nuove centraline costruite sul fiume. Niente, taglio corto che il tempo stringe, mi chiedo, concludo chiedendomi e chiedendo anche a voi, vogliamo davvero che il fiume diventi semplicemente acqua da cui trarre profitto senza tenere conto delle conseguenze ambientali che direttamente e indirettamente saranno anche conseguenze sociali prima o poi? Io e noi del comitato crediamo di no. Concludo facendo, mi piace sempre pensare al paragone con la farmacologia. Non esiste un buon veleno o un cattivo veleno, ma è la dose che fa il veleno. Anche nel caso delle centraline, io credo che sia il dosaggio delle centraline che può avvelenare il fiume. Grazie. Okay, grazie. Ne approfitto per 2 minuti per dire 2 cose, ma giusto 2 minuti. No, dicevo prima, facendo una battuta con Angelo, e dicevo forse dopo la costruzione della 100ª centralina autorizzeranno lo studio al FLAG, il quale ci dirà dopo un anno che le centraline realizzabili e quindi sopportabili dal bacino del Noce forse sono 2, quindi le altre 98 le dobbiamo demolire. Fatta questa battutaccia, ma che in realtà poi è il punto chiave del nostro ragionamento sulle centraline, e non ripeto ciò che hanno detto già Pippo e Domenico, volevo soltanto dire 2 cose. Una, e poi mi riservo un momento, 2 minuti, devo leggere una comunicazione che ci è arrivata, un comunicato che ci è arrivato dalla responsabile del presidio di Libera del Lago Negrese della Basilicata. Non l'ho letto, lo leggo in diretta, chiedo di un attimo di attenzione per poterlo fare. Volevo soltanto leggere un passaggio e poi dire che cosa intendiamo fare, perché, e mentre lo trovo, dico che la funzione di questo comitato è assolutamente indispensabile. Qui siamo 3 del comitato e ci sono 4 sindaci e 4 sindaci, 4 rappresentanti tra civici sindaci, e questo crediamo che sia un punto nodale di questa esperienza che stiamo facendo del comitato, cioè tenerci insieme per definire in qualche misura bene quelle che sono le linee politiche e programmatiche del territorio. Questo per me è una cosa fondamentale, infatti era uno dei 4 punti che, di cui avremmo voluto, vorremmo discutere con l'assessore Rosa, Gianni Rosa, della Regione Basilicata. Volevo leggere questa cosa e poi dopo subito un secondo. Una corretta politica, l'abbiamo citata nell'istanza che abbiamo inviato all'assessore perché ci ricevesse. Una corretta politica di tutela ambientale è anche questo: saper ascoltare i territori, riconoscere le competenze e le prerogative di tutti i soggetti interessati e fare sintesi attraverso scelte condivise e adottate nell'interesse della comunità. Devo rileggere, è tutto chiaro, mi sembra. Questo lo scrive sull'agenzia di stampa della regione, lo dice e viene riportata un'affermazione dell'assessore Gianni Rosa.
questo 15 giorni fa, 20 giorni fa, cioè affermava questa cosa. E noi abbiamo scritto sotto, ricordato che i sindaci sono i soggetti chiamati a rappresentare l'istituzione principe di un territorio e come già riportato in precedenza, tutti i primi cittadini dell'area geografica interessata sono parte integrante del comitato, chiediamo di poterla incontrare. Questo risale al 19, forse 21 luglio, l'abbiamo inviato, non mi ricordo più, e avevamo chiesto di incontrarci o di avviare questo tavolo di lavoro entro la fine di luglio. Siamo al 6 agosto, non abbiamo ricevuto nessuna risposta dall'assessore che affermava la cosa che ho scritto, che ho letto prima e che abbiamo riportato nell'istanza. Per cui siamo in attesa, ma fino a quando saremo in attesa? A livello, noi tutti questi interventi che stiamo mettendo in atto sono, li chiamiamo micro eventi, Rivello è ora qui e poi a fine mese penso a Tortora, poi ad inizio settembre a Trecchina, servono anche per questo, insomma, per sollecitare chi poi progetta, chi poi programma, chi poi definisce il futuro di un territorio insieme con chi vive il territorio, con chi rappresenta il territorio. Questa è una cosa, è una cosa fondamentale, per cui insieme con il futuro di questo, quello che si chiama, che io chiamo, Pippo chiama sviluppo, io francamente chiamerei, ricordando Pasolini, progresso, perché nell'evoluzione di un territorio ci deve essere quella che si chiama civiltà, cioè tutte le scelte che vengono effettuate devono fare i conti non soltanto con lo sviluppo tecnologico, ma devono fare i conti con lo sviluppo tecnologico abbinato a quello che io chiamo civiltà. Cioè ci sono delle cose che sono tecnologicamente interessanti, ma che non producono effetti di civiltà. Altre cose che invece tengono insieme questi due aspetti, e in quel caso parliamo di progresso o poi successivamente di sviluppo ecosostenibile e così via, no? Dicevo qui, mi fermo qui per il momento e dico soltanto che noi avevamo già pensato già per agosto di dar vita ad un presidio davanti ai pressi della regione Basilicata per essere ricevuti dall'assessore all'ambiente. Ora vogliamo aspettare un altro poco e arrivare a fine agosto per fare un ulteriore tentativo, giusto per dire che non siamo fondamentalisti, come una volta ci definivano, dell'ambiente, terroristi se qualcuno, ma siamo disponibili ancora ad aspettare, però francamente al massimo io direi, e lo dico qui, di attendere fino alla fine di agosto, inizio settembre, insomma, avviare l'organizzazione di questo presidio, di questo sit-in davanti alla Regione Basilicata, che chiaramente il comitato cercherà di organizzare, che dovrebbe vedere la partecipazione di più persone, perché si tratta di un fatto di democrazia. Cioè ne possiamo anche errare nelle valutazioni, no? nelle nostre certezze, ma ci vorremmo confrontare, quantomeno avere qualcuno col quale dire: guardate, noi la pensiamo così, vediamo il nostro futuro di questa valle di tutto il nostro territorio in questo modo, diteci come la vedete voi, perché poi prendiamo le contromisure. Altra cosa, e finisco subito. Altra cosa, e poi leggo questo un momento. Altra cosa è che qualcuno proponeva nell'incontro che abbiamo fatto a Rivello, nell'incontro che abbiamo fatto a Rivello ci diceva che a fine mese potrebbe essere qui presente il giornalista che conduce e che organizza Report, cioè, che si chiama perfetto, ce l'hai tu, allora ne parli magari tu dopo. A Rivello per
per questo, ecco qua, premio a me Amelia Rosselli, perfetto, a Sigfrido Ranucci, perfetto, perfetto, benissimo. E si pensava, e non lo escludiamo, di in qualche misura incontrare questo Sigfrido Ranucci e porre le questioni di cui stiamo discutendo questa sera, perché esattamente per avere una risposta, delle risposte precise su quello che è la nostra, il nostro, come dire, il futuro, lo ripeto un'altra volta perché è fondamentale, il futuro del nostro territorio, inteso come territorio, come progresso. Mi fermo qui, poi dopo posso, perché avrei altre cose da puntualizzare, ma questo va bene, per il momento va bene così, e leggo, provo a leggere questo comunicato che si invia a Naversa. Buonasera a tutti, mi scuso per non poter essere presente a questo incontro che ritengo di fondamentale importanza per le tematiche che si andranno ad affrontare e per l'impegno che tutti noi stiamo portando avanti. Durante tutti questi anni, nel cammino intrapreso, si sono alternati momenti di passione, di entusiasmo, di preoccupazione per le note vicende giuridiche che hanno coinvolto Gerardo, perché Gerardo aggiungo io Melchionda, e di sconforto soprattutto in relazione ai trascorsi e recenti fatti riguardanti la discarica di San Savo. Ma mai hanno prevalso sentimenti di resa o di rassegnazione verso la convinzione di ciò che doveva essere il nostro impegno. Ringrazio i sindaci che ci sono sempre stati, e questo per il Comitato e per Libera ha sempre rappresentato un valore aggiunto. Con tanti si è instaurato un rapporto solido di fiducia e di rispetto per i tanti anni di attività condivisa. Vivere questo percorso mi ha personalmente arricchita e soprattutto ha rafforzato la consapevolezza di quanto solo si agiamo come noi è possibile, come un noi, come noi, non come io, è possibile riuscire in ciò che crediamo. Nel contempo l'incontro con altri enti e associazioni assicura un confronto valoriale e mai discutibile. È un comitato che sta costruendo e costituendo una sua identità e che mira ad azioni di trasparenza, di confronto, di interessi collettivi e non privatistici che ne inquinerebbero l'essenza, ma non è un'identità radicalizzante, chiusa al dialogo verso proposte proiettive e costruttive. Libera, nel suo rinnovato statuto del 2019, l'articolo 3 e 4, ribadisce il suo sostegno verso la salvaguardia e la valorizzazione ambientale. Si dichiara, come ha fatto nella vicenda Eni in Val d'Agri, disponibile a costituirsi parte civile in tutti quei casi in cui si ravvisano reati ambientali legati a fenomeni malavitosi. Quando durante questo lungo anno abbiamo dato riassetto ai presidi della Basilicata, abbiamo deciso di intitolare il presidio a Mimmo Beneventano per ribadire e rafforzare il costante impegno di Libera per le tematiche ambientali. Chi era Mimmo Beneventano? Mimmo Beneventano era un chirurgo in servizio presso l'ospedale San Gennaro di Napoli e medico di base ad Ottaviano, suo paese natale, dove svolgeva anche l'attività di consigliere comunale. Mimmo non si era piegato alla volontà criminale dei clan che volevano cementificare un territorio tra i più belli dell'intera Campania. È stato vittima della violenza camorristica in una stagione di morte e di terrore che la nuova camorra organizzata aveva cominciato da qualche anno contro tutti coloro che non si asservivano al volere e al potere del capo indiscusso Raffaele Cutolo. Aveva 32 anni quando fu ammazzato. In paese lo conoscevano tutti come il medico buono, con la passione per la poesia e per la musica. La sua scelta di campo Mimmo l'aveva fatta da ragazzo a fianco dei più deboli. Era disponibile sempre con tutti. La sua casa e il suo studio medico erano aperti sempre, giorno e notte. Il suo impegno politico lo portò
presto a confrontarsi con i progetti di cementificazione speculativa e sversamento illegale di rifiuti, sui quali si fondavano le principali attività economiche del crimine organizzato in quell'area della Campania. La politica per Mimmo era il prolungamento del suo impegno civile, a fianco delle persone che avevano bisogno, i poveri. Le sue battaglie erano battaglie per la difesa del territorio. Oggi Mimmo avrebbe guidato insieme a noi la lotta per liberare la Basilicata dai tanti pericoli che la tormentano, ad iniziare dal disastro petrolifero che attanaglia la Val d'Agri, zona di origine della sua famiglia, fino al malaffare che si nasconde nei meandri della società. Ogni anno Libera, per ricordarlo, assegna il riconoscimento beneventano che viene consegnato a Sasso di Castaldo, dedicato a giornalisti e amministratori che si sono distinti nella lotta di legalità, cercando di contrastare le mafie di ogni tipo e nella promozione di una società giusta. È bello ricordarlo stasera e in questa occasione con una sua poesia, Lucania. Beh, vediamo se riesco a recitarla, che non è facile. Ho voluto girare per conoscere la tristezza della sua terra senza stagioni. Ho voluto leggere qualche segreto fra le rughe ataviche della sua desolata terra. Ho visto nei suoi tramonti la tua vita che se ne andava. Dovunque, vecchi e bimbi, dagli occhi grandi e vuoti, coi capelli bruciati dal sole. Ho visto in te i dolori di sempre, la schiavitù senza possibile redenzione per la tua gente. Ho visto sopraffazioni ed odi, offese e calunnie. I miei antenati e quelli di tanti altri hanno imparato molto bene a tacere ed obbedire senza discutere. Io non ancora. Ho visto nei tuoi crepuscoli tanta speranza, una speranza arida come il sole che arde, ed invano ho cercato un verde che sapesse di giustizia. Se fosse con noi Mimmo, stasera avrebbe un sorriso e un applauso per tutti noi e per la tenacia di questo comitato. Facciamo noi un applauso al suo ricordo e al suo coraggio. Grazie. Ma se no c'è questo qua, c'è questo microfono che può girare. La spugnetta è stata sterilizzata, quindi possiamo con attenzione, magari se c'è qualcuno che vuole provare a intervenire subito. Il presidente del FLAC. Grazie. Ho fatto finta di darti il microfono. Vai. Sì. Buonasera, buonasera a tutti e naturalmente vi ringrazio per l'invito. Io ormai mi sento a casa qui in questa terra, Lauria, la Valle del Noce, perché noi i territori calabri, perché comunque il fiume e le valli fluviali non hanno confini comunali, voglio dire, non hanno confini regionali. E volevo, approfitto anzi, visto che quella sera, anche preso dall'emozione, non l'ho fatto, quella sera nel Consiglio Comunale a cui ho partecipato, a cui ho assistito a una bella pagina di democrazia, di difesa di territori, di difesa delle comunità, di difesa dell'ambiente, della sostenibilità. Ho visto nove, perché erano i tre comuni calabresi, i sei lucani, ho visto nove cittadini, primi fra gli uguali, difendere le comunità, quindi fare effettivamente quello per cui si sono candidati, perché è un compito arduo il vostro, è un compito importante che fa tremare e fa palpitare, voglio dire, immagino tutta la veemenza che ho ascoltato quella sera, l'ardore per le questioni che venivano trattate. Ora il FLAG coast to coast, io ho sentito tutti gli interventi, gli autorevoli interventi devo dire, e sono tutti temi che naturalmente appartengono al FLAG, discutiamo di queste cose all'interno
del FLAG, che è una società pubblico-privata della Regione Basilicata, partecipata dai comuni, che nasce con l'obiettivo specifico inizialmente nel 2017 di supportare le aree di pesca, la piccola pesca costiera della nostra Regione Basilicata, e successivamente diventa soggetto attuatore dei contratti di fiume. Contratti di fiume che sono degli strumenti che nascono in Francia, hanno una lunga attività nelle nazioni comunitarie. In Italia sono un attimino più, arrivano nel 2012, noi aderiamo successivamente. Diciamo che siamo una delle 13 regioni che aderisce al tavolo nazionale dei contratti di fiume. Perché dico questo? Perché credo che tutte le tematiche affrontate, tutte le aspirazioni del Comitato Noce, che sono poi le stesse aspirazioni del Flag Coast to Coast, sono racchiuse appunto in questo strumento, nello strumento dei contratti di fiume, che può davvero essere lo strumento, la leva per raggiungere gli obiettivi di cui parliamo, l'interazione che dobbiamo avere con i territori, con i programmi amministrativi. Sono nei programmi del FLAG, quelli dei contratti di fiume, anzi, di avere la capacità di integrare le aspirazioni dei territori fluviali con le aspirazioni, con i programmi di previsione voluti dagli organi sovraordinati. Ci sono tante questioni che sono state affrontate questa sera e il sindaco Lampoglia, concordo pienamente che questi sono territori ed è una valle attiva più delle altre nella nostra regione Basilicata. Il Comitato Noce, voglio dire, è l'esempio. Noi ad esempio come FLAG abbiamo stimolato, noi come FLAG, come contratto di fiume, lavoriamo all'attuazione dei contratti di fiume della Valle del Noce e del Sinni. E giusto due parole per dire qual è l'obiettivo del FLAG, qual è l'obiettivo del contratto di fiume. Il contratto di fiume è un processo di programmazione partecipata in cui vede praticamente un organo sovraordinato, che è la regione, che incarica in questo caso una società pubblico-privata e dice di raccogliere sul territorio le istanze di volontà, di determinazione di uno sviluppo locale sostenibile, oltre che di tutela ambientale e di difesa della biodiversità. Sono d'accordo con il sindaco Lampoglia quando dice che questi territori sono avanti, sono fervidi rispetto a determinate tematiche, e questo lo dobbiamo anche grazie e soprattutto a persone del calibro dell'architetto Di Fazio, voglio dire, che è stato un precursore dei contratti di fiume già nel 2006 con la stesura di un quaderno 5 dove venivano calibrati quelle che sono le criticità e le peculiarità territoriali. Siamo ancora in quella fase, purtroppo, e questo però ci deve spingere nel raccogliere a sistema tutta quell'esperienza che su questi territori c'è, questa voglia di essere attori, protagonisti di una programmazione partecipata, perché l'obiettivo del contratto di fiume è proprio quello di raggiungere ad avere un contratto, ad avere un programma da sottoporre alla regione, da sottoporre agli organi sovraordinati per poter creare sulla base di questo contratto, che raccoglie le istanze territoriali di difesa ambientale e di sostegno della biodiversità, proprio per permettere alla regione di creare una programmazione sulla base delle istanze che vengono dal territorio. Io in merito al discorso delle centraline abbiamo fatto tanti passi, operiamo sui contratti da appena un anno, voglio dire, quindi anche il tempo di rodare, di mettere a punto e a segno, anche di inquadrare quelle che sono
le attività da mettere in campo. E quella che, a cui stiamo partecipando questa sera, proprio per ritornare alle parole del sindaco, anticipa anche le attività del FLAG, perché una delle attività del FLAG è proprio quella di creare sui territori dei tavoli tematici che faremo naturalmente con il Comitato Noce, anche con i comuni naturalmente calabri, proprio per discutere tutte le questioni che sono di interesse a difesa di quel documento di intenti che il FLAG ha sottoposto già ai comuni, e anche in questo i sindaci della Valle del Noce sono stati attivi nell'adozione di questo documento di intenti, anzi abbiamo trasmesso il documento di intenti anche ai comuni calabri, proprio perché riteniamo che il documento del contratto di fiume debba interessa naturalmente tutta la valle, al di là di quella che è l'appartenenza territoriale. Il documento di intenti ragiona ed è sviluppato su quattro assi fondamentali. Un documento che è stato approvato, e questo è un beneficio, è un bene, e dà un indirizzo specifico a quella che è l'attività del FLAG, si sviluppa praticamente su quattro assi fondamentali, che sono l'ambiente come primo punto, lo sviluppo locale, il paesaggio e l'identità. Su questi quattro pilastri praticamente sviluppiamo e svilupperemo tutto il processo del contratto di fiume, e dico svilupperemo perché lo svilupperemo insieme ai territori, insieme a tutte le associazioni, insieme alle amministrazioni che rappresentano le comunità, dove fervida e sentita è la partecipazione a questo processo, che è un processo che appartiene ad ognuno di noi, nessuno escluso. Quindi io vi invito a partecipare al contratto di fiume, vi invito a partecipare all'attività che metteremo in campo insieme al Comitato Noce e insieme alle amministrazioni comunali, perché dobbiamo intervenire in un processo di cambiamento culturale, di un approccio culturale completamente diverso, e i tempi in questo momento, in questo preciso momento in cui, voglio dire, stiamo attraversando una pandemia, credo che l'attenzione all'ambiente non può prescindere dalla ripresa, ce lo dicono tutti, ce lo dice la Comunità Europea, ce lo dice lo Stato italiano, ce lo dice il PNRR, cioè la Next Generation della Comunità Europea. I programmi non possono assolutamente precludere, i programmi di ripresa non possono assolutamente essere scevri da quella che è la difesa e la tutela ambientale. Quindi dobbiamo assolutamente immaginare e capire che i sistemi ecosistemici rappresentano un valore ambientale, ma che si traduce in un valore economico. Assolutamente, per cui abbiamo l'obbligo e la necessità di affrontare questi temi con grande determinazione, grande coinvolgimento e grande apprensione, perché tutto quello che, lo diceva nella sua introduzione l'architetto Di Fazio, l'allontanamento da alcuni contesti come quello del fiume, è stato un momento storico anche quello. Uscivamo da da un grande boom di economico, abbiamo avuto un allontanamento forzato da certi contesti. Quindi oggi stiamo attraversando questa fase culturale, e probabilmente fra 50 anni, fra 100 anni ci racconteranno e racconteranno di questo momento in cui le comunità si sono risvegliate e si sono riprese il vero valore identitario a cui appartengono. In merito al discorso delle centraline, noi già dalle prime battute, già dai primi incontri, abbiamo fatto diversi incontri con i sindaci della Valle del Noce, con il Comitato Noce, abbiamo raccolto e abbiamo cercato di recepire immediatamente, proprio per non perdere tempo, quali erano le possibili attività da mettere in campo. E quello del abbiamo promosso e messo in campo diversi studi che sono appunto finalizzati al raggiungimento di quegli obiettivi di salvaguardia ambientale, come lo studio morfologico e quant'altro. Però quello specifico per le centraline è appunto finalizzato a capire quanto il nostro fiume Noce, nella sua dimensione utile per la realizzazione, per
per le disponibilità dei salti di quota, e quindi si riducono quei 48 chilometri, si riducono, come giustamente dicevi tu, effettivamente quante centraline possono essere realizzate, quindi qual è il carico cumulativo che le centraline possono essere realizzate e quanto effettivamente l'impatto cumulativo che le stesse creano. Perché non lo abbiamo ancora pubblicato? Non l'abbiamo pubblicato perché abbiamo chiesto alla Regione Basilicata la validazione dello studio, e la validazione è un atto importante semplicemente perché ci mette poi nelle condizioni, quindi mette anche la Regione e gli uffici regionali nella condizione di utilizzare questo studio. Non rimane solo letteratura, praticamente non rimane un tomo da tenere su una scrivania che dice una sacrosanta verità ma che non sposta di una virgola lo stato delle cose, quindi non potremo certo aspettare in eterno la validazione, e quindi anche su questo la condivisione di questi processi e di questi temi e di queste attività di cui, voglio dire, il comitato è a conoscenza ci mettono nella condizione di avere più forza. Quindi qua, oggi siamo un numero importante, ma avere questa gradinata gremita di persone, magari ognuno di noi può essere comunicatore di questi temi, di questi argomenti, e lo faremo con i nostri tecnici del FLAG, entreremo nelle scuole, faremo tanta programmazione partecipata su questi temi, proprio per avvicinare quanto più possibile e far conoscere quanto più possibile il tema fiume, l'approccio culturale, l'importanza che questo ha. Quindi io mi auguro veramente che questo passo, questo percorso che abbiamo intrapreso insieme sia un percorso anche di esempio a tutto quello che fino ad ora ci ha visti esclusi da dinamiche decisionali dei nostri territori. Vi ringrazio. Grazie a te. Nel frattempo che il nostro microfono passa di mano, se qualcuno lo chiede, io riflettevo su una cosa, che quando si parla di questi problemi sembra sempre che ci sia l'unica alternativa ai danni che ci raccontiamo sia quella di ridurli, e che sia in qualche modo in negativo, cioè in bosco. Come una volta si pensava dei parchi, no? Che ci siano dei vincoli, che poi non si potrà fare più niente, che non è vero che c'è ricchezza per tutti. Voglio fare un esempio che invece smentisce questa cosa, è un esempio che abbiamo partecipato tutti in questi ultimi due anni, Matera 2019. Vi ricordate quando qualche nostro ministro qualche tempo fa andava dicendo pubblicamente: con la cultura non si guadagna? Beh, da vergogna nazionale, nel giro di una decina d'anni Matera è riuscita a creare un'occasione di economia locale forte, che addirittura ha coinvolto gran parte della popolazione d'Europa, insomma, e comunque è stata visibile per un intero anno in tutte le emittenti del mondo. Concretamente, che cosa ha prodotto questa visibilità? Ora, dai documenti della Corte dei Conti ho letto che Matera, soltanto di economie concrete, ha riempito le proprie casse comunali di 48 milioni di euro, ne ha spesi 13 e ne ha ricevuto 48. Se poi si arriva a 80. E tra l'altro ha avuto anche una recriminazione, una tirina d'orecchi da parte della Corte di Cassazione, perché è la Corte dei Conti, perché è stato detto che se soltanto ci fosse stata più occasione, più attenzione per far pagare i contributi ai turisti per la tassa che si fa per le residenze turistiche, si poteva arrivare a 130 milioni di entrate. Quindi mi pare che sia un bel colpaccio per un comune, tra l'altro del meridione, nemmeno una grande città, una città piccola media. Ora, noi stiamo parlando invece di un ambiente che già di per sé è eccellente, non è una vergogna nazionale, quindi non partiamo da sotto zero, noi partiamo dalla capacità di attrazione di una specie di visitatore che è prestigioso e che non è quello soltanto delle nostre coste, che spesso negli ultimi anni è stato quello di predazione, no? Arrivi, sporchi e te ne vai, e lasci tutto peggio di come l'hai trovato. Questo invece è un visitatore che è attento all'ambiente, alla natura, a noi, che vuole stare con noi, vuole capire la gente di qua come ragiona,
vuole essere ospitato e vuole portare una ricchezza che anche quella è concreta. Ora, questo significa che abbiamo l'occasione di cambiare paradigma. Non è più il momento di pensare che non ci sia un'occasione di economia, ma intanto non è che l'economia sia quella del turismo che abbiamo vissuto fino ad ora, che è anche quello dalla parte nostra, il turismo di rapina. Arriva il visitatore, gli fai pagare tutto quello che ti pare e poi lo lascia andare. Probabilmente è una cosa che dobbiamo costruire insieme al visitatore. Ora, questo significa che se c'è un'economia buona, tra virgolette, che può venire da questa eccezionalità che abbiamo nel nostro patrimonio, può essere anche quell'economia che convince i nostri giovani a non andare più via. Noi siamo vittima di un'emigrazione che è ancora peggiore di quella del secolo scorso, perché porta via la parte migliore di noi, quella che tutta la comunità ha contribuito a formare. C'è un vecchio proverbio africano che racconta che per fare un bambino ci vogliono 9 mesi, per fare un uomo ci vogliono 20 anni e l'intera tribù. Cioè, il prodotto di quei ragazzi che sono il prodotto nostro che vanno fuori, non sono soltanto il prodotto familiare, gli investimenti materiali che hanno avuto dai genitori, ma sono il prodotto di tutto il capitale socio-territoriale, tutta la comunità che ha investito su di loro, e questi graziosamente, dopo aver imparato, vanno a distribuire quello che hanno imparato fuori. Perché non immaginare che questi trovano invece un'occasione di lavoro dignitoso qua da noi, utilizzando una cosa che è nel loro patrimonio, nel loro DNA? Probabilmente qualcuno in meno se ne andrebbe fuori e forse questo territorio rimarrebbe un po' meno fragile e forse più capace di riprodurre quella qualità che ha prodotto nei millenni. C'è qualcuno a questo punto che vuole ancora dire qualcosa? Mimmo, io immagino che tu voglia dire qualcosa. Tra l'altro, noi abbiamo un rappresentante del movimento del volontariato italiano, nazionale, quindi. Allora. Buonasera. La prima cosa che mi ha colpito, in un periodo dove tutti dicono che oramai la gente è contro la politica, aspettano i sindaci, gli amministratori per aggredirli, forse questo è un esempio virtuoso, piccolo, che deve crescere, dove si può spiegare che la politica è una cosa positiva, e finiamola di parlare male della politica, sperando che anche i politici cerchino di non fare loro i politici. Detto questo, altra considerazione che mi veniva in mente riferita al premio Beneventano. Il premio Beneventano sulla legalità non è che va dato solo all'amministratore che fa l'eroe, questo è giusto. Io penso che il gruppo dei sindaci della Valle potrebbe concorrere al premio Beneventano sulla legalità, perché la legalità non si difende solo perché vai in tribunale e perché fai la repressione. La legalità si difende prima di tutto con l'educazione, e io penso che qui state dando un esempio di educazione, di come se le cose si costruiscono. Io mi ricordo che molte volte i sindaci che ci hanno preceduto, furbetti, stavano in mezzo al popolo, però la protesta la pigliavano e spostavano tutta l'attenzione sugli altri, davano la colpa agli altri e facevano i capipopolo. Qui invece vedo che c'è un interesse degli amministratori proprio nel costruire la gestione del territorio, chiarendo una cosa per sempre che alla regione non hanno ancora capito, non so alla regione Calabria, ma in Basilicata non mi sembra che l'hanno capito: la regione deve programmare, ma la gestione va data ai territori, e abbiamo esempi negativi. Se il consorzio di bonifica è regionale, non può funzionare, perché nelle valli, nei territori ridotti che queste cose si fanno. E venendo al discorso del contratto di fiume, su cui siamo d'accordissimo, il contratto di fiume non è solo l'alveo, è tutto il bacino, è tutto l'areale. Allora io penso che sul discorso del tutto il bacino del Noce, un soggetto che comunque va coinvolto sono i piccoli produttori, perché qua abbiamo a che fare con piccoli produttori. E c'è un discorso veramente da fare sulla riorganizzazione fondiaria, che non riescono a risolvere quando si diceva le leggi settoriali. Con le leggi settoriali che fa la Regione Basilicata o col PSR che fa la Regione Basilicata in agricoltura, i problemi non si risolvono, si aggravano, perché non vanno al nodo delle questioni. E poi c'è un problema in questa zona, se non sbaglio,
dei boschi del demanio e degli usi civici, che va affrontato proprio insieme all'assetto del territorio e al bacino di fiume. E vedete, quando io mi occupavo di forestazione 40 anni fa, 50 anni fa, da giovane, noi avevamo un problema in Italia, che c'era una carenza di boschi perché se l'ha fatta un po' di carne da macello. Poi, siccome c'è stato l'abbandono dei terreni coltivati, un po' di forestazione, ma soprattutto l'abbandono dei terreni, ha fatto venire avanti il bosco. Il bosco che viene avanti, naturalmente, sarà pure una cosa naturale, ma se non si fanno tutta una serie di opere, di interventi, il bosco rischia di diventare un problema. E il bosco non è solo una risorsa ambientale, può essere anche una risorsa produttiva. Allora l'invito che faccio ai sindaci: andate oltre. Molte volte a me mi lascia perplesso quando si dice Si servirà tutto per la centrale del Mercure. Ah vabbè, questo è un altro, questo, permettetemi, amici amministratori, è una riflessione che faccio. Io molte volte mi sento dire dagli addetti ai lavori: aspettiamo la legge regionale. Ah sì, ci sta la legge regionale e la legge nazionale, aspettiamo. Non aspettiamo nessuno. Le comunità montane, che purtroppo siamo riusciti a distruggerle, nacquero quando nei comuni delle Alpini organizzarono le comunità vallive e non c'erano ancora le regioni. Allora, visto che siete già aggregati in questo comitato, datevi tutti gli strumenti possibili e poi la regione verrà dietro a formalizzare certe cose, ma non limitatevi a dire questo non si può fare perché la regione non ha fatto ancora la norma. Vale per i boschi, vale per il bacino fluviale, e soprattutto io penso che la cosa più importante, quando si parlava dei giovani, è come noi parliamo delle aree interne, perché questa è un'area interna anche se sta vicino al mare, lo diceva prima. E allora lo so, ma vanno rivisti il discorso che facevo prima è di rivedere tutti i parametri, perché l'area interna può essere pure vicino alla costa, eppure vicino a una grande città, se viene isolata. Allora, e concludo con questo, non voglio parlare male da nessuno, perché non è la serata per parlare male da nessuno, però come una piccola associazione nostra del MOBI si è dovuto pigliare la briga di pigliare i documenti dell'UNCEM nazionali e trasmetterli al presidente dell'ANCI regionale e al presidente dell'UNCEM regionale. Cari amministratori, più attenzione, perché se c'è una cosa positiva in questo momento di sbandamento complessivo sono le produzioni culturali e programmatiche che fa l'UNCEM. Valorizziamo queste operazioni, proprio non è che ci danno i soldi, ma ci danno quella cultura per poter spendere i soldi. Chiedo scusa se ho rubato troppo tempo, ma la colpa è vostra che avete detto cose interessanti. Grazie. Ha chiesto di parlare Antonio Petraglia. Nel frattempo che gli arrivi il microfono, voglio ricordare una cosa. Eleanor Ostrom, una economista statunitense, ha avuto nel 2009 il premio Nobel per l'economia. Credo che sia la prima donna che l'ha avuto, e tra l'altro poche hanno avuto questo premio. Almeno. E lei l'ha avuto per uno studio che ha fatto e che ha messo in mezzo un'altra categoria di economia, che non è quella pubblica né quella privata, è intermedia, ed è quella che oggi noi chiamiamo quella dei beni pubblici, non appartiene a nessuno in particolare in modo esclusivo. Cioè vuol dire che se c'è un bene pubblico e se viene riconosciuto come tale, perché costruito dalla gente come bene pubblico, questo non può essere escludente, nessuno ne può essere escluso. E ha detto anche un'altra cosa che è più interessante per quello che stavamo dicendo proprio adesso e che ripeteva anche lui. Ha detto che
non è possibile gestire un bene pubblico, in questo caso stiamo parlando del fiume e della valle, insomma, non è possibile gestire un bene pubblico da lontano, non può farlo uno Stato, non può farlo una regione, non può farlo un'istituzione da remoto. Gli unici che possono gestire un bene pubblico in modo ottimale, quindi non soltanto facendolo una manutenzione, ma migliorandolo, perché quello che hanno sempre fatto, sono gli abitanti del bene, cioè sono quelli che il bene pubblico l'hanno creato, e questo fa il paio con quello che diceva anche Mimmo. Allora, questo vuol dire che siamo noi i protagonisti. Allora, i prossimi interventi magari da 5 riduciamoli a 4, tanto non teniamo conto, almeno abbiamo un alibi per dire sì, che ci abbiamo provato. Se il moderatore nota l'esempio è chiaro che andremo allora posso? Io 2 minuti. Io mi compiaccio degli argomenti trattati, sono contento che c'è il comitato che difende il fiume Noce e quindi vuole la protezione, la difesa del fiume Noce, e mi compiaccio soprattutto per la battaglia del depuratore di San Sago, perché quello è il problema del fiume Noce, non sono le centraline, scusatemi, non sono per niente le centraline, perché 5 centraline su un'asta fluviale del fiume Noce, diciamo un momento, non interrompere, Giuseppe, fammi la cortesia, ascolta prima, io ho ascoltato voi dovete ascoltare anche l'unico fesso del pubblico che vuole parlare, altrimenti parlate voi e noi ce ne andiamo. Se l'ascolto, come voi avete detto, è la vostra pietra miliare, il fondamento della vostra associazione, dovete avere il garbo e l'educazione di ascoltare l'unico fesso o i fessi del pubblico che vogliono parlare e dire la propria. Allora, per cortesia, silenzio. Allora, voglio dire, un complimento vi faccio, perché il problema e l'inquinamento del fiume Noce. Le centraline non sono un problema, a meno che non decidiamo tutti quanti noi di ritornare all'età della pietra, perché diciamo tutte le opere che si fanno sulle aste fluviali hanno uno scopo, non è che diciamo l'uomo si inventa e dice voglio fare 50 briglie su fiume Noce. Se ci sono delle briglie da opere pubbliche è perché per un motivo di difesa dell'ambiente e di difesa proprio del sito dove scorre il fiume, perché se non ci fossero le briglie arriverebbe a mare una tale quantità d'acqua e una tale velocità che distruggerebbe tutti gli argini, per cui non ci sarebbe neanche diciamo lo spazio per le strade che noi percorriamo. Quindi facciamoci una ragione. Le opere pubbliche sulle aste del fiume si devono fare perché sono motivate da concetti tecnici e di salvaguardia dell'aste. Poi dobbiamo anche ringraziare che si fanno queste centraline, a parte l'iniziativa privata, eccetera, eccetera, io questo diciamo non la considero. Però se ognuno di voi e noi abbiamo potuto godere di alcuni punti ambientali sul fiume Noce, dovete dire grazie anche a queste centraline, perché attraverso le piste di accesso di quelle 5 centraline o 12 voi e noi abbiamo potuto riscoprire degli aspetti che prima nessuno poteva vedere perché era irraggiungibile il fiume. A questo proposito vi dico, non ho sentito diciamo la difesa del fiume Noce da parte vostra quando ci sono delle piste comunali che attraversano il fiume Noce, ma non sono percorribili. Chi di voi ha parlato della strada della contrada Gremile, che c'è una strada comunale che arriva fino sul fiume? È una bellezza incredibile. Chi di voi è andato diciamo, a goderle? Nessuno. Perché nessuno di voi si interessa di liberare quella strada comunale che permette non solamente al comitato, ma a tutti i cittadini di godere di quell'aspetto, di quell'angolo, di quell'innesto tra il fiume torbido e il Noce. Questo diciamo, dovreste vedere. E poi dico, il fiume Noce non è solamente l'asta fluviale, ci sono i tributari. Chi di voi
ha mai alzato un dito sui fossi, gli affluenti del Noce, il Petroso, il Bar, Gergè, fossi che sono stati tombati, ma che oggi sono occupati dai privati che vanno a costruire sui fossi. Chi ha alzato un dito per dire no, non devi permettere quella recinzione sul fosso, perché tu stai impedendo in quel momento un collegamento verticale per il paese che è utile a tutti. Questo significa avere la difesa anche del suolo. Oppure vi dico ancora un'altra cosa: fosso barra, vi faccio esempi pratici, gente che con un semplice atto notarile di possesso si appropria di porzioni di terreno, no, che non è proprio. Ma vogliamo, diciamo, veramente combattere questo malcostume facendo degli atti falsi, dicendo che le persone non ci sono, sono irreperibili? Ma stiamo scherzando? Allora noi diciamo, questa è la coscienza civica. Dovremmo sì difendere San Zago a spada tratta, ma non fossilizzarci su 5 centraline, 8 o 12 centraline che danno la possibilità di godere anche del fiume. Io vi invito a venire con me, diciamo, sui posti, vi porto, dove si potrebbe veramente aprire uno scenario meraviglioso, incantevole, bucolico. Venite, dice, con me, vi porto, ma non facciamo demagogia. La demagogia lasciamolo stare, è tempo di 10 anni fa, ora dobbiamo essere più pratici, dobbiamo guardare l'ambiente, difenderlo e sostenere veramente chi vuole senza invincimento la vera cultura dell'ambiente. Vi ringrazio. No, io voglio solo aggiungere una cosa, dopo diamo la parola un attimo ai vice sindaco di Trecchino. Antonio forse è arrivato in ritardo perché abbiamo affrontato nel mio intervento, diciamo, questi aspetti, fermo restando che hanno evidenziato a più riprese il fatto del non essere contrari ma essere per la sostenibilità. Abbiamo posto l'accento sia sugli scarichi sia sulla manutenzione dei fossi e gli affluenti. Posto l'altra volta il comitato. Sì. Andò, però un attimo, abbiamo precisato questa cosa per te. Cioè, i temi, siccome ci siamo dati, io ho introdotto. Abbiamo parlato, perché sei arrivato dopo, sia della manutenzione dei tratti limitrofi, degli scarichi per rendere consapevole la cittadinanza rispetto a prima, sia del concetto della sostenibilità. Significa che il FLAG sta facendo uno studio in merito, che pure su un corso d'acqua di tot chilometri ci deve essere, perché la tecnica ci insegna questo, un numero di sostenibilità che la regione purtroppo non ha tirato fuori e che il FLAG tirerà fuori. Naturalmente Pippo ha spiegato il fatto che le centraline sono di piccolo potenziale produttivo, quindi di per sé vanno autorizzate e quindi gli uffici le autorizzano, che però avere una centrale enorme, diffusa, va quantizzato con uno studio di sostenibilità, quindi non c'è un accanimento contro, c'è un approccio di programmazione che, ahimè, mi faccio sul responsabile anch'io, andava fatto prima, come quando si costruisce e si fa lo studio geologico. Prima non lo si faceva, oggi è diventato il cardine delle costruzioni. Bene, anche per i fiumi deve succedere questo. Per quanto riguarda nell'incontro di livello, ma l'abbiamo accennato, le infrastrutture che si fanno, naturalmente hai ragione, perché per la difesa del suolo va trovata una compatibilità per l'equilibrio con le strade e quant'altro. Era solo per dire che nell'introduzione avevamo, diciamo, tu sei arrivato in una fase in cui si è focalizzato soprattutto su alcuni aspetti. Difatti Peppe ha anticipato e ha detto poi interviene Antonio Petraglia. Di dire interviene Antonio, perché conosco la tua posizione rispetto alle centraline, no? Per l'amore, assolutamente. Io prima ho detto 12 semplicemente per dare un, come dire, il numero esatto
fatto delle centraline che in questo momento sono o funzionanti o autorizzate. Io addirittura ho scoperto per puro caso che ce ne sono due che mi sfuggivano, eppure sono abbastanza attento rispetto a queste cose, non sapevo neanche che. No, volevo soltanto riprecisare questa cosa, in 30 secondi andrò. Noi, l'ha detto Angelo, ma mi preme ancora una volta ribadirlo. Noi non siamo contrari, lo dico ad alta voce, immagino un ambientalista come me, no? Fondamentalista dell'ambiente, che magari ha lottato perché si cominciasse a pensare alle fonti rinnovabili. Questo 40 anni fa, per la verità, lo facevamo. Oggi come si fa a dire tu non sei favorevole? No, noi non siamo contrari. L'unico punto, è stato già spiegato dal sindaco, ribadito da Domenico, lo voglio ridire io, è effettuare 7 anni fa. Abbiamo fatto questa richiesta, avanzato questa richiesta, di uno studio di sopportabilità dell'intero bacino del fiume Noce relativamente al numero e alla quantità e alla potenza delle centraline. Per cui io addirittura a questo incontro con l'assessore, se ci sarà, chiederemo come comitato, siccome l'ho proposto io, chiederò di bloccare tutte le autorizzazioni e di bloccare tutti i lavori attualmente sono in corso fino a quando non ci sarà l'esito di questo studio, perché questo studio viene finanziato con soldi pubblici. E quindi se lo facciamo deve servire a qualcosa. In attesa, a me sembra molto logica la cosa, cioè io non posso continuare a costruire delle centraline se tu hai finanziato, hai approvato uno studio da effettuare, attendi l'esito dello studio, dopodiché procedi con le altre autorizzazioni e procedi con i lavori in corso. Brevemente, solo per rispondere ad Antonio, io ho fatto molte passeggiate, finisco subito, no, ho fatto molte passeggiate sul fiume Noce, tu sai che io spesso vado a piedi o in bicicletta lungo il fiume Noce, ho visto parzialmente le cose che dici tu. Molte volte, l'ultima volta, finisco subito, Campo Rotondo, e dopo poi passo la palla subito, è una devastazione totale. La centralina di Campo Rotondo è una devastazione sociale, altro che si integra nel territorio come dovrebbe essere. Se tu vai là, altro che fare la passeggiata, ma vedi, cementificazione dappertutto, ovunque. Quindi altro che fare la passeggiata lungo le, e ti faccio solo l'esempio di Campo Rotondo e ti dico prova ad andarci, posto che non ti arrestino, perché tu sai che noi abbiamo rischiato anche quando siamo andati a visitare questa centralina, a fare il sopralluogo su questa centralina. Grazie. No, infatti mi ha un po' preceduto, io devo dire che il signor Antonio ci ha stimolato, non volevo intervenire perché... Mascherina. Quello purtroppo è un problema, io già parlo basso, poca mascherina, quindi no, stavo dicendo no, che non volevo intervenire anche per non abusare un po' della vostra pazienza. Mi fa piacere che stasera siete qui e vorrei effettivamente, come ha detto il presidente Flache, che voi possiate essere dei comunicatori, una cassa di risonanza di tutto quello che abbiamo detto stasera. Naturalmente però l'intervento del signor Antonio mi ha un po' stimolato, perché effettivamente non è vero che non sono un problema le centraline, ma ve lo diceva già nell'intervento precedente. Il signor Mimmo diceva una cosa: noi non dobbiamo aspettare la norme della regione o altre norme per poter fare qualcosa, e infatti noi stasera siamo qui per dirvi che noi stiamo chiedendo degli incontri sui tavoli regionali per poter fare delle norme, per poter chiedere all'ente regionale, e faccio presente che noi enti locali non abbiamo nessun potere sul fiume,
Tant'è vero che noi come Trecchina, e ha ragione, l'opera su Trecchina è un'opera devastante. Noi abbiamo dato parere negativo, ma il nostro parere è un parere che non ha valore per la Commissione. E che cosa chiediamo noi alla Regione Basilicata? Stanno facendo uno studio sulle centraline, chiediamo che quello studio possa trasformarsi in una norma che vada a dire e consenta a tutti i responsabili che devono dare i loro pareri per poter mettere una centralina, quindi dall'ARPAB a tutti gli altri enti come anche l'ente di bacino, di dire non si può più fare, perché il problema qual è oggi? Che oggi ne sono state messe 12, ma se domani mattina va un'altra società e vuole realizzare un'altra centralina sul fiume Noce, gli verrà autorizzata, perché basta rispettare la legge che oggi c'è, i parametri che la legge consente, che chiede, si porta un progetto che rispetta esattamente quella legge, dove non c'è una norma che dice che il fiume Noce può sopportare soltanto queste centraline, un numero limitato di centraline, e allora noi avremo il fiume Noce completamente invaso. Quindi potete anche capire bene una cosa, è vero quello che dice lei, a volte noi che cosa crediamo alla regione? Le istituzioni sono chiamate a ponderare quelli che sono gli interessi pubblici prevalenti in una comunità. Allora, noi abbiamo degli interessi che molto spesso sono chiamati pubblici, ma che si nascondono come interessi privati, perché purtroppo le centraline fanno bene non tanto alla rete elettrica nazionale, ma a chi le produce, chi produce questa corrente, hanno tantissimi interessi a realizzare queste centraline. Ma noi dobbiamo chiedere soltanto alla Regione che l'interesse pubblico prevalente nei nostri territori, un territorio che va al di là dei confini lucani, come dimostra la presenza del sindaco Iorio qui, e gli interessi nostri sono l'interesse alla salute, l'interesse ad avere un ambiente salubre, un ambiente pulito, e anche e soprattutto, come è stato anche accennato, l'interesse a poter far sì che le nostre località siano delle località che hanno una vocazione prettamente turistica, perché se il fiume Noce collega le bellezze della montagna con le bellezze del mare, e quindi questa linea, questo fiume è una risorsa per uno sviluppo, il nostro motore di sviluppo è certamente anche il turismo. E quindi un impianto come quello di San Sago, oggi arriviamo, noi chiediamo alla Regione Calabria di fare una norma per delocalizzare quell'impianto, perché al netto di tutto quello che è stato precedentemente, delle sentenze, delle nefandezze che hanno fatto in precedenza, oggi quel depuratore per il momento è ancora fermo, ma stanno tentando, una nuova società sta tentando di rifare. Ma io dico, indipendentemente al netto di tutto quello che è stato fatto, ma quell'impianto non può, anche se come dire, la nostra società sarà forse, non voglio fare dei pregiudizi, ma un impianto del genere non è un impianto che può stare vicino a un fiume, e l'abbiamo detto più volte, quindi quell'impianto va sicuramente delocalizzato. Quindi noi stiamo chiedendo due norme, come abbiamo detto prima, chiediamo due norme di poter togliere questi problemi, questi due problemi che sono i problemi più grandi. San Sago è sicuramente il più grande, perché San Sago va a toccare, come abbiamo detto, la salute, ma anche le centraline sono un problema altrettanto importante, insomma. Quindi questo soltanto volevo dire. Grazie. Un minuto solo. No, io... chiudi tu, noi sì. Chiudiamo per non chiudere, no, lasciamo aperto comunque la discussione. Allora, continueranno questi incontri, sì, per cui avremo modo anche di... Certamente. Io mi chiamo Gianmario Mazzilli, rappresento il Comune di Rivello. Volevo, a proposito di immagine bucolica che il signore diceva prima, io voglio farvi una domanda. C'è qualcuno di voi che ha fatto mai il bagno nel fiume Noce? Lei? Allora, siamo in due. Perché quando io appartengo a una generazione del secolo scorso, ma non di un secolo fa, da ragazzini il mare nostro era il fiume Noce. Noi facevamo delle opere idrauliche a mano nel fiume Noce, perché
per fare il bagno noi che facevamo? Poiché l'acqua era molto bassa, facevamo delle dighe con le pietre. Facevamo delle dighe con le pietre, lasciavamo un po' di dove l'acqua doveva scorrere e alzavamo il livello del fiume, in quel tratto, in un piccolo tratto ovviamente, e lì ci divertivamo. Poi facevamo qualcosa forse di danno, perché avevamo imparato che sotto le pietre c'erano i nidi, diciamo, delle anguille. E allora bisognava in due fare questa operazione. Uno sollevava la pietra da dietro e l'altro con un panno o qualcosa raccoglieva, perché l'anguilla poi fuggiva ovviamente. Quindi questo per dire che noi, almeno la mia generazione, o parecchi miei compagni l'hanno vissuto, e vi assicuro che l'acqua, stiamo parlando degli anni 60, era pulitissima. Quando è diventata sporca l'acqua? È diventata sporca quando hanno inaugurato l'ospedale di Lagonegro, perché lì tutto quello che si produceva all'epoca di quell'ospedale arrivava nel fiume. E io c'ho la prova, sapete perché c'ho la prova? Perché ho un terreno che confina con una sponda del fiume, io abito non molto lontano da una parte del fiume, e lo frequentavo quindi ovviamente, e mi accorgevo di quello, vedevo quello che arrivava nel fiume. E quindi poi siamo diventati ricchi, hanno fatto la superstrada, invece di andare al fiume siamo andati al mare. E comunque, diciamo, io non voglio tediarvi ulteriormente perché è stato pesante questa sera. Vi volevo dire che ci sono, oltre al modo di sfruttarlo economicamente il fiume, ci sono anche altri modi pure molto più intelligenti. Per esempio, non so se voi conoscete Bagni di Lucca. Bagni di Lucca è un comune in provincia di Lucca, appunto, che ha fatto un'operazione molto intelligente sul fiume, spendendo pochissimi soldi. Hanno fatto una passerella sugli strapiombi, cioè sulle rocce, sulle gole, che attraversa un tratto, diciamo, abbastanza lungo del fiume, spendendo cifre ridicole rispetto a quelle che siamo abituati a vedere noi qua, quindi Senise, Trecchina, Nemole, eccetera, questi macroattrattori. Noi l'abbiamo, come comune l'abbiamo candidata questa cosa, cioè l'abbiamo portata all'attenzione di chi ci dovrebbe dare i soldi, perché nel tratto di livello, che vi informo prende da dove l'Agip, l'ex Agip dell'Eni, fino al ponte di Sante 40, e ci sono dei tratti bellissimi, tra cui per esempio c'è un tratto a metà strada più o meno che non ha nulla da invidiare al comune di Casaletto, mi pare, che a Casaletto Spartano, dove i capelli di Venere, c'è un posto lì che vi invito a vedere, oltretutto, e Gesù Stato l'anno scorso lì. Lì c'è un posto molto simile. Il problema è che Casaletto Spartano farà 20.000 presenze all'anno, questo tratto di Bagno di Lucca fa 40.000 presenze all'anno, e 40.000 presenze significano turismo, quello è lo sviluppo intelligente che dobbiamo proporre alla nostra comunità e che ce ne dobbiamo fare carico noi. Scusate il disturbo e vi saluto. Buona serata. Senta, vi invito un attimo solo, vi invito a venire a Rivello, questi sono dei programmi che faremo, che stiamo distribuendo. Sì, solo una comunicazione di servizio. Le attività del FLAG prevedono praticamente la conoscenza dei territori, e quindi domani ci sarà un'esplorazione fluviale che parte da Rivello, dall'abbazia Sant'Antonio e dal monastero di Sant'Antonio, proprio per conoscere e incontrare i territori, quindi iniziare a discutere delle criticità e delle peculiarità territoriali. Per cui vi invito a partecipare all'esplorazione fluviale di domani. Grazie.
che ora li torni? Anche a mezzo. No, io lo so, però non lo so.